Buonasera, ben ritrovati con Focus 21-17, una clamorosa svolta sul caso del dinamitardo Una Bomber che insanguinò questa regione ma anche il Friuli Venezia Giulia tra il 94 e il 2006. 34 attentati, alcuni dei quali con conseguenze gravissime per le vittime che rimasero mutilate, furono colpiti anche dei bambini, un vero e proprio mostro non ancora rintracciato, perché come sapete era stato indagato l'ingegnere Elvo Zornit, che poi vedremo fu salvato dal suo difensore, l'avvocato Maurizio Paniz, che dimostrò che un lamierino era stato modificato, un lamierino che era stato ritrovato in uno degli ordigni inesplosi, e il taglio del lamierino poi non corrispondeva alla forbice che aveva, ed era stato un funzionario di polizia a cercare di incastrare Zornit, ed era stato il dottor Ezio Zernar. Di questo parleremo, diciamo, ricostruiremo anche quegli anni terribili. Intanto vi presento gli ospiti di questa puntata qui in studio. Saluto e ringrazio Luigi Susin per Fratelli d'Italia. Buonasera, grazie dell'invito, dottor direttore. Bentornato. Wanda Pellizzari della Lega. Buonasera direttore, grazie per l'invito e saluti ai telespettatori. Alberto Ruggin di Più Europa. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie Ruggin. E Nicola Falconi, armatore. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Falconi, dovremmo avere collegati per ora. Per ora vedo solo il professor Marzio Favero. Buonasera, buonasera professore. A tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Professor Marzio Favero della Lega. Avremo anche Gabriele Zanella di Rifondazione Comunista, che vedo proprio adesso. Buonasera Zanella, grazie anche a lei. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie molte. E tra poco anche Corrado Cortese di Più Europa. Allora, io partirei dal servizio della nostra redazione di Trieste, perché è stata la procura di Trieste a chiedere di riaprire le indagini. Vediamo. Se consideriamo, come molti hanno fatto, colpevole una persona perché in casa sono stati trovati gli ovetti Kinder, sono stati trovati eccetera eccetera, guarda, tra le carte che abbiamo ritrovato noi e tra i cittadini su cui sono state svolte delle indagini abbiamo trovato, e se quei cittadini lì fossero stati messi, pubblicati sui giornali, resoconti di quello che hanno trovato in casa, ti direi che gli Una Bomber sono almeno una decina, nel senso che ho personalmente letto e leggerò di, insomma, perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di ordigni addirittura, cioè, quindi, come dire, però quei cittadini non sono finiti in prima pagina. Lo aveva quasi previsto Marco Maisano, il giornalista autore di un podcast che di fatto aveva portato alla riapertura delle indagini sul caso Una Bomber, intervistato da Ferdinando Avarino poco più di un mese fa per Ring. Quanto deciso oggi dalla Procura della Repubblica di Trieste rappresenta con tutta la probabilità una svolta decisiva. In una nota il procuratore De Nicolo ha comunicato di aver chiesto al giudice per le indagini preliminari di procedere con un incidente probatorio, leggasi indagine sul DNA, su 10 reperti, oggetti sequestrati nell'ambito delle indagini sull'attentatore, per arrivare appunto al responsabile o ai responsabili. La procura pertanto considera di necessità persone sottoposte ad indagine tutti quelli che, si legge nella nota, avevano rivestito tale posizione nel corso dei procedimenti già avviati dalla procura stessa e successivamente archiviati. Fra i c'è anche Elvo Zornit, considerato l'indiziato numero uno, iscritto nel registro degli indagati nel 2004 e archiviato solamente 5 anni dopo, che si è visto riconoscere 300.000 euro di risarcimento dallo Stato per il danno subito dalla lunga inchiesta. La svolta si ebbe quando vi fu l'evidenza della manipolazione di un reperto da parte di Ezio Zernar, l'allora capo del Dipartimento di Indagini Criminalistiche di Mestre, poi condannato per aver fabbricato una prova falsa a carico dell'ingegnere di Azzano Decimo. Maurizio Paniz, difensore di Zornit, ha espresso fiducia nella procura di Trieste, definendo fisiologico l'inserimento di quest'ultimo. A queste 10 persone se ne è aggiunta un'altra, sulla base di una cosiddetta fonte dichiarativa, la cui attendibilità, scrive De Nicolo, appare problematica e tutta da verificare. Al momento, nei confronti delle 11 persone menzionate nella richiesta di incidente probatorio come sottoposta di indagine, non sono stati acquisiti elementi
elementi che possano convogliare le investigazioni in una direzione precisa. L'accertamento del DNA potrà, come la Procura spera, fornire elementi utili a tale scopo. Ogni attribuzione di responsabilità che si volesse frettolosamente ricavare a carico di taluno dei soggetti indagati, così si chiude la nota del procuratore, costituirebbe illazione gratuita sfornita di elementi di riscontro. Servizio di Umberto Bosazzi. Professor Favero, ovviamente tra gli indagati c'è di nuovo, è un atto dovuto, anche l'ingegner Zornitta. Si procederà anche con lui con l'esame, il raffronto del DNA. In particolare è stato trovato un capello su uno degli ordigni inesplosi, e poi ci sono altri 10 indagati a cui che sono i soliti, compreso Zornitta, ma la novità è che se ne è aggiunto uno. C'è un 11° indagato di cui nessuno aveva finora parlato, e quindi la cosa diventa anche giornalisticamente ovviamente importante. Lei che idea si è fatto di questo fantasma? L'una bomber americano era stato catturato, Theodor Zarinsky. Una bomber perché Università Airlines, University and Airlines Bomber, una bomber, è stato poi riportato il nome anche qui sul dinamitardo italiano. Che idea si è fatto e che cosa pensa che possa produrre questa coda di indagine? Tutti noi abbiamo in memoria le vicende legate a una bomber e quindi alla crudeltà dei fatti che all'epoca si verificarono. Io ricordo in modo particolare il ferimento, sì, di una bambina, ma presumo e spero che se i magistrati riaprono le indagini abbiano qualche elemento nuovo, anche perché sarebbe necessario assicurare alla giustizia un criminale che finora l'ha fatta franca ed è una persona senz'altro emotivamente e mentalmente disturbata, perché non vi sono giustificazioni per quello che ha fatto. Io confido solo che oggi gli inquirenti abbiano in mano dati sufficienti per giustificare la riapertura dell'inchiesta e per individuare il colpevole. Non posso andare oltre perché mi pare che nelle televisioni vi sia ormai l'abitudine di fare tutta una serie di speculazioni, uno prende partito per una parte, un altro per la parte avversa. Non mi pare il caso. Già il tema è delicato di suo. In mancanza di elementi e di conoscenze è opportuno stare in silenzio e sperare che la magistratura riesca a raggiungere l'obiettivo. Grazie professore. Per ora vediamo un brano di un'intervista di un mio collega e amico, Pino Rinaldi, che ha lavorato a lungo con Federica Cerelli, A chi l'ha visto, e adesso è diventato un giornalista freelance, indipendente, e produce documentari, ne ha prodotto un altro su una bomber. Questa è un'intervista che Rinaldi aveva realizzato proprio con Elvo Zornitta nel 2018. Sentiamo. La ritengono il mostro. Ingegnere, è lei una bomber? Beh, decisamente direi di no. Di quanti attentati venne accusato? Sono 34 gli attentati. Come e quando scopre di essere indagato? Sono diventato l'indagato numero uno esattamente nell'agosto, fine agosto 2006, quando una truppa televisiva mi ha fermato all'uscita della messa dichiarandomi che era stata trovata la prova contro di me. Nel giro di poco tempo ho trovato la casa circondata dai giornalisti, riprese televisive, ovviamente non autorizzate, e una continua successione di domande, tanto è vero che ho dovuto staccare telefoni di casa e barricarmi letteralmente in questa villetta. Finirono nel mirino degli inquirenti circa 2000 persone. Ma perché proprio lei venne sospettato di essere una bomber? Beh, prima di tutto ci fu una delazione da parte di un mio ex collega. Un collega che avevo avuto nell'84, io allora lavoravo nel settore militare, quindi avevo acquisito sufficiente esperienza per poter generare ordigni. Quali elementi vennero raccolti per determinare un'accusa così grave?
Certamente la prova regina fu la famosa forbice che aveva tagliato il lamierino trovato in uno degli ordigni. Questa è una forbice fatta dalla stessa casa produttrice. Come è diventata la prova regina? Secondo gli inquirenti, questo tipo di forbice aveva tagliato il lamierino che avevano reperito sul luogo di un attentato. Grazie alle strie che questa forbice aveva lasciato sul lamierino, erano risaliti al mio nome. Peccato che le avesse fatte proprio il perito della polizia che aveva fatto l'indagine. E cosa aveva fatto questo poliziotto? Aveva semplicemente tagliato lui il lamierino. Con le forbici? Con le forbici che mi erano state sequestrate. E insomma, Elvo Zornita l'ho sentito oggi, siamo diventati amici in questi anni, mi ha detto abbi pazienza, ma non me la sento in questa fase di parlare e di tornare, di riaprire quella ferita dopo quello che abbiamo sofferto. Io, mia moglie e mia figlia, pensate che era stata indagata anche, era stata intercettata anche la moglie, sospettata di essere lei, sospettate più persone, si era parlato anche del fratello minore che poi nel frattempo è morto. Insomma, Zornita ha vissuto una via crucis, è stata una via crucis per l'ingegner Zornita. Nicola Falconi, già all'epoca si diceva ci vuole un'esperienza particolare per confezionare degli ordigni, sia pure rudimentali, che hanno ferito molte persone sull'asse Porto Gruaro, Pordenone, Lignano Sabbiadoro, no? 34 attentati, insomma, in questa, più o meno in quest'area. In effetti è così, non credo che chiunque possa confezionare un ordigno piuttosto sofisticato, perché poi erano rudimentali, ma facevano danni, no? Sì, c'è da considerare una cosa abbastanza importante. Sì. Il Nord-Est è sempre stata una zona fortemente interessata storicamente da eventi bellici, prima e seconda guerra mondiale. E quindi anche sono delle terre, Veneto e Friuli, dove c'è stato il fronte della Grande Guerra, e dove è facile rinvenire ordigni, perché gli ordigni purtroppo vengono utilizzati in numeri elevatissimi. Vi sono anche tantissimi ordigni che non esplodono, che restano nei campi, perché si fa la bonifica bellica, ordigni esplosivi residuati bellici. Le imprese civili che si occupano di questo, come anche la nostra, fa questa attività sistematica. Quelle occasionali ci pensano i reggimenti dell'esercito, del genio, guastatori, che sono preposti a questa attività. Però è veramente una lotta impari, cioè si fanno le bonifiche quando vengono per vari motivi in superficie, o comunque vengono rinvenuti gli ordigni, o si fanno quando bisogna costruire delle infrastrutture, delle opere, ferrovie, posare pipeline, condutture, cavi elettrici, altrimenti insomma è l'aratro che ne trova uno, allora quello chiama i carabinieri, eccetera. Quindi è una zona dove, diciamo, tanta gente ha dimestichezza. Vi ricordate anche il caso di Nonno Bomba, che lì collezionava, poi si è messo a lavorare sopra, a tagliarli, eccetera, così, e poi è esploso lui insieme a tutta la casa e al garage. Ci sono tanti corsi, tutorial su internet, no? Anche per qualsiasi tipo. Ecco, di... è un po' cambiato, perché mentre 20 anni fa era solo per addetti ai lavori, sostanzialmente, o appassionati di cose militari, gente formata nelle forze armate o imprese che lavorano nel settore, pensiamo anche alla dinamite per le cave, eccetera. Grazie a internet non si può più dire i sospetti sono questi del settore, perché abbiamo visto anche col terrorismo islamico, il terrorismo internazionale, oggi su internet la gente guarda tutto e quindi, diciamo, può farsi una cultura e una preparazione esplosivistica sugli ordigni, che non deve più per forza trarre origine dalle forze armate di chi ha avuto a che fare. Sicuramente una cosa posso dire così, come diceva il professore, è un fatto molto increscioso per i danni fatti alle persone, ai bambini, ai feriti, eccetera.
Però è pesante effettivamente dopo il 2006 riaprire una cosa di questo genere. È anche una grande responsabilità per i magistrati, perché pensate solo a quello che può essere l'inquinamento delle prove. Lo abbiamo visto adesso nel caso Bossetti, che la pubblico ministero è rinviata a giudizio a Venezia, è indagata a Venezia per la non conservazione delle prove. Pensate voi cosa può essere. Dice, adesso pare che ci sia stato trovato sull'ordigno archiviato e depositato e chiuso e sigillato un capello, trovato poi peraltro da un giornalista. Allora questo era ausiliario, era stato nominato ausiliario di polizia per fare un'attività del genere, e questo capello come è capitato, l'ordigno come era conservato, come sono state aperte, i reperti, cioè è una cosa veramente molto molto in salita, anche se è giusto verificare. Grazie Falconi. Ovviamente abbiamo sentito oggi l'avvocato Maurizio Paniz, l'ha intervistato Lina Paronetto. L'avvocato Paniz ha salvato la vita a Zornita, che sarebbe, se non avessero scoperto l'alterazione dell'amierino, Zornita finiva, 9 su 10 finiva all'ergastolo. Vediamo cosa ha detto. Da parte mia c'è assolutamente soddisfazione, perché negli anni tutti sanno che l'ingegner Zornita, ed io per lui e con lui, ho sempre chiesto che le indagini potessero andare avanti e che si arrivasse finalmente a cercare di scoprire il o i colpevoli. Viene accolta positivamente dall'avvocato Maurizio Paniz la notizia che la Procura di Trieste ha chiesto al GIP di poter eseguire un test genetico su 10 reperti raccolti sui luoghi degli attentati di una bomber. Difensore di Elvo Zornita, a lungo accusato di essere l'autore di quegli attentati, Paniz è convinto che l'ingegnere di Azzano Decimo non abbia nulla da temere dai nuovi approfondimenti chiesti dal magistrato. Zornita, che rientra tra i 10 indagati menzionati nella richiesta di incidente probatorio. È fisiologico, perché l'indagine va necessariamente sviluppata nei confronti di tutti coloro che negli anni sono stati iscritti nel registro degli indagati. Quindi è assolutamente normale che riguardi anche l'ingegnere Zornita, ma come ripeto sono non solo tranquillissimo, tenga presente che il DNA dell'ingegnere Zornita è a disposizione degli inquirenti da sempre. Io confido che questo sia un passo per arrivare a scoprire qualche cosa di più rispetto a quello che si è scoperto fino ad oggi. A che cosa possano portare i nuovi test rimane un'incognita, le variabili sono molte. Si tratterebbe di indagini su alcuni peli che sono stati trovati su vari ordigni. Il problema è molto semplice, bisogna capire come sono stati conservati, come sono stati trasportati, come sono stati reperiti. Ovviamente si possono fare tantissime considerazioni, le faremo quando sarà il momento, se sarà il momento, perché bisogna vedere e se e come il giudice riaprirà questa indagine. A me fa solo piacere che ci sia questo seguito, il massimo della serenità, il massimo della fiducia, e sono confidente, come si usa dire, che ci possa essere almeno la speranza di un qualche risultato ulteriore. E questo era l'avvocato Maurizio Paniz. Luigi Susin, che anni sono stati quelli? Perché davvero c'era il panico, la paura, ordigni che erano poi, vedremo, scoppiati sulle spiagge, sul greto del Piave, tanta gente ferita. Beh, diciamo che erano anni che si stava sempre nel panico in quel periodo là, perché comunque ci sono stati casi gravissimi, nel senso che abbiamo avuto bambini che si sono ritrovati con ordigni così fabbricati in modo artigianale in mano, e taluno ci si è appunto avuto dei problemi gravissimi. Ma devo dire che oggi come oggi riaprire questo caso, secondo me, se la magistratura lo riapre, penso che abbia elementi per procedere, insomma, visto che comunque come diceva l'avvocato Paniz, il DNA dell'ingegnere è a disposizione. Questo sicuramente è un momento che può, come diceva Paniz, può probabilmente anche scagionare in toto l'ingegnere, se l'ingegnere non è stato a fare questi ordigni. Quindi devo dire, quegli anni là, io ricordo che
si stava attenti a tutto, si stava attenti a, a cosa si raccoglieva per terra, dove si andava, sul Piave. Abbiamo avuto incidenti gravissimi anche sul Piave, quindi è un momento che fa sicuramente sì, la storia, perché se questa indagine va a, a conclusione, sicuramente è una vittoria per la magistratura. Certo. E tra l'altro recentemente la bambina che era stata ferita proprio sul greto del Piave è diventata donna, ricordando quel giorno aveva detto, ha detto, e poi rivedremo anche i giornali che sono usciti su questo, ho visto un uomo con i capelli bianchi che sulla cavalcavia che si affacciava sul Piave rideva, quindi è saltato fuori anche questo, questo altro elemento. Giovanni Minoli se n'era occupato moltissimo con La storia siamo noi. Vediamo un brano del suo programma. Qui c'è anche il procuratore di Pordenone all'epoca, Domenico La Bozzetta. Vediamo. Gli esplosivi e che quindi potesse aver fatto il militare in, nei settori specifici. La tipologia degli ordigni, per come sono stati fatti, denotano una mancanza di senso pratico, cosa che invece è la caratteristica che accomuna i militari in generale. Il militare cerca la funzionalità e la certezza del risultato. Una bomber italiano, la sua maniacalità nel preparare i suoi ordigni non era finalizzata all'aspetto pratico, ma era più, come dire, il godimento di preparare qualcosa di complicato, e questo per un militare è un elemento trascurabile. Dunque anche l'ipotesi che si possa trattare di un militare italiano non porta a nulla. D'altra parte però una bomber sembra comunque una persona ben addestrata, non ha mai commesso errori, non ha mai lasciato nemmeno una traccia, e in qualche modo sembra essere sempre un passo avanti rispetto agli investigatori. Una bomber, insomma, sembra che sappia benissimo come non farsi prendere. In diverse occasioni una bomber ha mostrato di ragionare come chi lo stava cercando e chi gli stava dando la caccia. E questo ha fatto pensare a parecchi che una bomber fosse un appartenente addirittura alle forze dell'ordine o un consulente delle stesse. E con questo si spiegava l'invisibilità e il fatto che quest'uomo fosse così non individuabile. Anche questa pista però non darà risultati. Intanto passano gli anni. Quasi quattro ormai, e una bomber non torna a colpire. Sembra svanito nel nulla. Anche gli investigatori tirano un sospiro di sollievo. Questi quattro anni di stasi hanno determinato appunto una stasi anche nella ricerca delle eventuali piste investigative. Noi pensavamo che fosse risolta in qualche modo la vicenda, che questo personaggio si fosse acquietato. E invece una bomber non si è affatto acquietato, quella del... Un bel programma di Giovanni Minoli, autore di Mixer e di tanti altri format. È comparso anche un giovanotto, che ero io all'epoca, ero direttore del Gazzettino e me lo sono beccato, una bomber dal 2001 fino al 2006 per l'appunto. Oltretutto noi avevamo deciso, almeno io avevo deciso, di chiamarlo sul giornale Mona Bomber per metterlo per ridicolizzarlo, insomma, no? Per metterlo alla berlina, per vedere se il suo ego smisurato sarebbe stato in qualche modo intaccato da una definizione offensiva. E molti si arrabbiarono, alcuni... Poi c'è anche su Wikipedia, poi vi leggo Wikipedia. Allora, Corrado Cortese, grazie per essere qui con noi, bentornato. Buonasera direttore, un saluto ai telespettatori e ai gentili ospiti. Allora, 11 indagati, ce n'è uno in più rispetto
ai 10 che erano stati indagati, che saranno nuovamente sottoposti all'esame del DNA in base a questi reperti che sono stati ritrovati. Certo, come diceva l'avvocato Paniz, è piuttosto difficile pensare che dopo tutti questi anni certi reperti che possono essere anche in qualche modo che possono essersi rovinati in tutto questo tempo possano tornare ad essere utili. Cosa ne pensa? Sono casi molto difficili da poter essere risolti, non sono gli unici. Ricordo che questo caso è stato riaperto grazie a un podcast, quindi a un podcast e in parte a due vittime che hanno collaborato e che ovviamente erano giovani bambine e adesso sono cresciute. Ecco, citiamo l'autore del podcast che ha fatto riaprire l'inchiesta con il suo podcast, cioè Marco Maisano, è un giornalista. Esatto. Marco esatto. Maisano, per cui. È incredibile e devo dire, direttore, che noi come Più Europa, che crediamo profondamente nel garantismo e nella giustizia, perché o si è garantisti o non si è nello Stato di diritto, direttore. Questo lo so. Che lei lo apprezza ed è questa la sostanza di tante cose. La sostanza di cosa? Lo dico perché ovviamente se non ci fosse stato quel caso della manomissione che ha portato delle condanne e a una deviazione delle indagini, forse non si sarebbe perso quel tempo, non è colpa certo dei magistrati ma ovviamente di quei responsabili. Ci tengo a dire come molte volte si va in cerca di quello che i giuristi ex laureato in giurisprudenza, i giuristi chiamano fumus persecutionis. Sì. Questo è una cosa molto molto delicata che avviene in Italia, non con prevenzione, cioè non con premeditazione. Le dico questo perché a giurisprudenza, la dottrina della giurisprudenza parla anche molto molto del dubbio che dietro ai delitti del mostro di Firenze ci fosse un contadino che non sapeva né leggere né scrivere. Sì. E che quindi Pacciani. Ci sono tantissime indagini che hanno messo in discussione tutta l'impianto accusatorio del ormai compianto, insomma purtroppo non è tra noi, del compianto procuratore Vigna, che ovviamente doveva per forza trovare una soluzione al mostro di Firenze. Non ultima è il caso di Bassetti, la più grande operazione di DNA della storia europea, con costi elevatissimi e dopo con una strategia accusatoria che ovviamente si sta rivelando non certa. Dico questo per dire cosa, direttore? Non dimentichiamoci che pochissimi mesi fa, stiamo parlando di qualche settimana fa, noi come Più Europa, insieme a altre forze, abbiamo sostenuto la riforma del CSM, abbiamo sostenuto l'equa valutazione dei magistrati, abbiamo sostenuto la separazione tra la magistratura inquirente e la magistratura giudicante, abbiamo sostenuto la cancellazione della legge Severino, chiedere citofonare a qualunque tipo di sindaco in Italia e in particolare in Veneto, che appartenga esso al centro-destra, al centro-sinistra, però purtroppo non abbiamo fatto breccia. Ricordo che oggi sarebbe stata, in questi giorni, e vado a concludere, sarebbe stata una grande occasione per la Premier Meloni scegliere se stare dalla parte del diritto, quindi chi sta dalla parte del diritto è garantista, chi non sta a parte del diritto, chi non è garantista non sta a parte del diritto. Il discorso del Ministro della Giustizia Nordio è stato un grandissimo discorso, ovviamente dopo aspetteremo i fatti. Ricordo che Presidente della Commissione, del Garante, del Comitato questi cinque referendum era proprio Nordio. Ovviamente la scelta, e concludo veramente, la scelta della Premier Meloni la pensa come il suo Ministro della Giustizia, secondo il discorso che ha fatto in Parlamento oggi, che è stato un discorso che ha volato molto alto e ha parlato di cose molto importanti a partire dai suicidi in carcere, o la pensa
come Lollobrigida, il suo braccio destro, che ha fatto fuori una persona di grande valore come Valentini all'elezione del CSM e ha mandato in braccio ai 5 Stelle la nomina di altre persone che hanno una storia che è tutt'altro di garantista. Sì, è stato un discorso garantista, no? Garantista sulle intercettazioni. E anche sull'antimafia, lui ha detto la politica non può essere ostaggio, non può dire sempre di sì ai PM, quindi c'è sì, una posizione... Direttore, ovviamente, sì. Concludo, esattamente su questo punto, la cattura di Matteo Messina Denaro è la smentita plastica di tutte le chiacchiere dell'antimafia a partire dal Fatto Quotidiano, da Travaglio, tutto quanto, ed è la differenza, perché quando oggi Nordio e finisco, quando oggi Nordio ha citato il fatto del generale Mori, che è stato inquisito per oltre 12 anni, direttore, è la persona che ha costituito il ROS. Il ROS è stato costituito da questa persona e è stato inquisito. La cattura di Matteo Messina Denaro è la smentita dei procuratori antimafia ed è invece la riabilitazione del generale Mori, diciamo, no? Esattamente. Ecco, il generale Mori, ricordiamo che fu accusato e anche, credo, se non ricordo male, condannato per favoreggiamento, perché si disse aveva ritardato in maniera impropria la perquisizione del covo di Rina, cioè figurati, sì, soggetto ai carabinieri, assolto in terzo grado dopo 12 anni di esatto, condannato e poi assolto in terzo grado, per cui insomma sono vicende, magari dall'archivio di Messina Denaro qualcosa in più sapremo. Vi dicevo del nome di una bomber, e su Wikipedia c'è scritto: nel 2005 Luigi Baccialli, che sono io, direttore del Gazzettino, decise di modificare la denominazione in quella assonante e dispregiativa di Mona Bomber, che sfruttava l'espressione volgare veneta Mona, che indica l'organo genitale femminile, viene usata colloquialmente nel nord-est italiano per indicare una persona stupida. La scelta marcava la distanza dall'una bomber originale e intendeva gettare discredito sullo sconosciuto o almeno evitarne la gratificazione. In questo senso fu condivisa da firme autorevoli, ma rigettata da altre che la ritennero una violazione della regola del giornalismo, secondo cui i fatti devono essere separati dalle opinioni. Ci fu una lunga polemica su questo e sono orgoglioso di averlo soprannominato Mona Bomber, perché quando oggi si dice si sta facendo un'operazione simpatia per Matteo Messina Denaro, si dice il giusto, perché non si ricorda che ha fatto morire tanta gente, che ha strangolato persone con le sue mani, che ha ucciso dei bambini nella strage, nell'attentato dei georgofili, che era coinvolto in degli attentati di Roma e di Milano nel 92 e nel 93. Mamma incinta? Com'è? Ha ucciso mamma incinta? Sì, sì, una donna incinta, e poi senza parlare di Capaci, da meglio e quant'altro. Noi andiamo lì, c'ha l'orologio da 27.000 euro, vive in un appartamento lussuoso, la sua prima ora d'aria è stata serena, sorrideva, era considerato gentile ed educato. Ma per favore, facciamo i giornalisti, ricordiamo quello che ha fatto quest'uomo. Accidentaccio. Ha fatto un disastro, quello che... Ma è riduttivo, il peggio che disastro, si poteva fare in Italia. Io credo che una persona così, e oggi io credo che l'Italia dovrebbe invece di far tante polemiche, dovrebbe fare un plauso, esultare, secondo Santo me, Paradiso, alla no? magistratura, agli inquirenti, alla polizia, ai carabinieri, a tutti quegli uomini che tutti i giorni sono con il passamontagna e che fanno il suo lavoro per i cittadini, per l'Italia, per trovare queste persone che oggi noi siamo consapevoli che resteranno in carcere a vita, perché Nordio, come citava prima il collega di Più Italia, ha firmato immediatamente il 41 bis, cosa che invece qualcun altro aveva così
fatto in modo che 400 detenuti del 41 bis andassero a casa, e in più, ci dimentichiamo che queste persone che lavorano per prendere questi personaggi che hanno sotto un certo punto di vista rovinato migliaia di famiglie sono ancora in corso, perché con questa cattura noi adesso avremo l'opportunità, e si stanno vedendo i risultati, di andare a ritroso a trovare altre persone che hanno collaborato con tutto, con questo personaggio che oggi abbiamo così, siamo riusciti a portarlo dentro a un carcere. Detto questo, direttore, sì, prego, prego Ruggi, poi sentiamo. Allora, io condivido tutto quello che è stato detto fino adesso, poi bisognerebbe ampliare il discorso. Io, essendo anche un pedagogista, cerco anche di guardare sempre l'aspetto educativo, sociale, culturale della società in cui noi viviamo. Perché bene che Matteo Messina Denaro è stato arrestato come provenzano dopo 40 anni di latitanza, che aveva il covo a 300 metri da casa sua, e questi hanno fatto la loro vita, ma non è che nessuno sta dicendo questo, però c'è un punto che non è normale in questo paese, e non mi sto riferendo agli apparati del paese, quindi la polizia, la magistratura, cioè non è normale che, e questo lo dicono anche le indagini che ci sono state, che un contesto omertoso ha permesso questo, perché le persone che vedevano, cioè ragazzi, la foto di questo Matteo Messina Denaro è praticamente identica a com'è lui oggi in realtà. Io mi domando, è possibile che in 30 anni nessuno, a parte che c'è anche delle indagini adesso, che i medici, insomma, nell'ospedale, tutto quello che sta, quello che si sta indagando, che nessuno avesse visto niente? Ma perché lo Stato è forte quando tutti siamo forti anche culturalmente. No, Wanda, io sto dicendo che condivido tutto quello che è stato detto fino adesso. Non sto parlando degli apparati, sto parlando di un problema culturale che c'è in questo paese, soprattutto in certe realtà del Mezzogiorno, dove purtroppo, questo lo dicono anche i magistrati, l'indagine dell'arresto di Matteo Messina Denaro è stato un contesto omertoso che permesso. Ma chi sei domandato perché allora noi come Stato, chi governa questo Stato, dobbiamo ancora di più lavorare sul piano culturale, perché non è possibile che uno Stato ci metta, l'apparato non ha responsabilità, lo Stato ci metta 30 anni a prendere uno che dalla direzione investigativa antimafia alla Maddalena sono 300 metri, 8 minuti a piedi, e che nessuno in mezzo, che lo Stato siamo noi, le persone che tutti i giorni lo vedevano al bar, lo vedevano in ospedale, nessuno ha avuto un men che minimo sospetto. Quindi io la domanda me la faccio su, guardandomi allo specchio io per primo come cittadino, per dire in che Stato, non come apparati, ripeto, non come apparati che ogni giorno fanno il loro lavoro, la polizia, la collettività, ma come la cittadina, come collettività. Abbiamo un problema culturale in questo paese. Nessuno sta parlando, ripeto, degli apparati, perché i poliziotti, la magistratura fanno ogni giorno il loro sacrosanto lavoro. Ma erano anni che andavano avanti. Se avessero avuto una collaborazione da parte della gente... Non c'è la collaborazione, non si può avere. Noi non possiamo delegare tutto alla magistratura e alla polizia. La gente deve cambiare mentalità. Certo. Quando qualcuno sa, deve andare a denunciare, anche su una bomber, sicuramente. Io dico, se qualcuno sa qualcosa, ha un sospetto... Lo Stato è più forte quando anche i cittadini fanno... Noi abbiamo una mentalità, da nord a sud, su questo purtroppo, tanto assistenzialista, oppure che deleghiamo, tanto ci pensa il poliziotto, No, lo Stato siamo noi. Sappiamo qualcosa, dobbiamo andare a denunciare le cose che accadono. Ma non perché è così tutto facile. Può servire. Ma non puoi dire che in 30 anni Però è una cosa, questa omertà schifosa deve finire in questo paese. Sentiamo Wanda Pellizzari, prego Wanda. Stai parlando di omertà, ma ti sei domandato perché c'è l'omertà? Certo che lo sapevano, intanto grazie alle forze dell'ordine, perché erano anni che andavano avanti per poter prendere e raggruppare tutte le prove in maniera tale da
poterlo arrestare immediatamente. Erano anni, e in questo caso anche sono state utilissime in questo caso le intercettazioni telefoniche. Tutto ha fatto sì che in questo momento, con questo governo, questo personaggio, questo non si può neanche chiamare personaggio, che anni, cioè non è che ma non, dire tre mesi perché, di Meloni ma hanno scusa, arrestato Matteo Messina, ma lascia, sono no, scusa, ma lascia stare però in questo momento in concomitanza con quelle che sono state le ricerche, certo, le prove che sono in questo momento risultati inconfutabili, va da te, siamo stannoiati in questi tre mesi. Allora, ma non è questo, è l'omertà di cui stiamo parlando. Esatto. E allora, dove è vissuto questo personaggio? Questo personaggio è vissuto in un contesto in cui il governo non c'è. E lui era il governo. Perché io sono stata in Sicilia, sono stata, ho amici che sono in Sardegna, ma che conoscono la realtà. Addirittura Matteo Messina è considerato da qualcuno un personaggio di beneficenza, colui che comunque aveva bisogno di qualcosa, andava e te lo dava, quindi capisci che non potevi poi denunciarlo, lo conoscevano tutti, certo che lo conoscevano, tutti sapevano dove fosse, ma non si poteva fare, ma non si poteva fare diversamente, no, ma non potevi fare diversamente, cioè la gente aveva anche paura di denunciarlo, ma tu non puoi dirla, vivi a Padova, vivi nella libertà, devi vivere anche il contesto in cui tutto questo è accaduto. Un personaggio di quel genere lì, delinquente, è l'ultimo. Adesso finalmente abbiamo cambierà finalmente la Sicilia, cambierà la criminalità organizzata. Ci sono anche cittadini che sono sotto scorta al Sud Italia, che combattono quotidianamente anche a rischio di perdere affari, tu stai parlando, a rischio di perdere aziende, di un'altra cosa. No, siccome tu, ci sono scusami, anche per, cioè, perché sennò abbiamo un'idea, parlato, anche delle persone che vivono in Sicilia. No, tu hai parlato io, perché io c'è l'omertà e ti sto spiegando che cos'è l'omertà. È possibile che in 30 anni nessuno, certo, non avesse c'era, non visto era niente, avesse, cioè, ma ti, questo, te lo sto spiegando io, ma ci senti o non ci senti? Te lo sì, sto, però spiega- non diciamo te che lo sto spiegando, la gente c'era, la gente lo sapeva, ma in parte allora, non ha il coraggio, non ha il coraggio, certo, adesso in questo momento, scusa, in questo momento, con questo arresto, che è l'ultimo di questi disgraziati, è la punta dell'iceberg, speriamo che le cose cambino, ma fino a questo momento qui, l'andrangheta, la camorra, tutta questa gentaglia qui, aveva comunque un seguito, aveva comunque creato lo Stato nello Stato, dove lo Stato era assente, loro erano lo Stato. E non si può dire che non sia così. Adesso finalmente, date le prove che sono state finalmente nel corso degli anni eseguite con grande professionalità, con grande coraggio, sono state portate alla luce e finalmente siamo riusciti. Plauso alle forze dell'ordine, plauso anche a questo governo, inutile che si dica ma era 30 anni che lo cercavano. Certo, con tutti gli altri governi non è accaduto la stessa cosa. In questo momento c'è stata la collaborazione di tutti e siamo arrivati a questo risultato eccellente. In questo momento la Sicilia con questo arresto potrà cambiare pagina, ma spieghiamoci anche il perché dell'omertà. Certo, tutti lo conoscevano, certo che lo conoscevano, andava a bere il caffè sotto casa, ma la paura intanto, perché intanto adesso ci sono indagini in corso, verranno anche sicuramente trovati quelli che sono stati collaboratori, quelli che sono stati garantisti, ci sono, verrà fuori di tutto adesso, ci sono, addirittura pensano che ci siano i diari di Borsellino, che ci siano i diari, insomma verrà fuori di tutto, aspettiamo le indagini. Beh, perché in questo momento sono in corso, certo, diamo il tempo necessario perché tutto venga fuori, però alla base di tutto c'è l'omertà e l'omertà esiste perché ci sono tante cose, noi non possiamo capirlo, Giovanni, se non viviamo in quel contesto lì è particolare, è fatto di gente che non ha nulla, che il governo è stato assente perché il governo in quel stato lì non c'era, e il famoso governo nel governo, la camorra si era sostituita a un governo latente in quelle terre. In quelle terre c'è la povertà, c'è la mancanza di istruzione, e i ragazzi vengono su pensando che il potere sia quello che fa, che ha il mafioso, e il mafioso non fa solo grandi delitti perché ne ha fatti da morire, ma ha fatto anche del benessere a sta gente. Vediamo. Ah, però se io ho bisogno vado da lui. Vediamo, vanno a pellizzare, vediamo un collaboratore di giustizia, un ex mafioso che racconta la sua storia e che dimostra quanto più o meno si stava dicendo qui stasera, vediamo. Collaboratori adesso salteranno fuori? Ma sono ancora vivo. Tutto a me, Castelvetrano, il regno della famiglia Messina Denaro. Il mandamento di Trapani era ed è lo zoccolo duro di Cosa Nostra.
Poi questo era un servizio di fan page, ma è bastato, sono bastate quelle parole. Dobbiamo andare da Gabriele Zanella e prima di sentire Zanella io vorrei che mandassimo in onda quanto ha detto il ministro Carlo Nordio sia in Senato che alla Camera rispetto alle intercettazioni. C'è stato uno scontro molto duro tra maggioranza e opposizione perché Nordio aveva detto le intercettazioni non saranno cancellate, non ci sarà nessuna riforma per le intercettazioni di terrorismo e mafia. Sentiamo. Peccato che proprio qualche settimana fa nel mio amato Veneto siano state diffuse delle intercettazioni che riguardano il governatore del Veneto e altre persone che erano assolutamente estranee alle indagini, non erano né indagate né imputate né niente, e se noi non... se noi non interverremo radicalmente, ripeto, sugli abusi, sugli errori di queste intercettazioni, noi cadremo veramente in una sorta di democrazia dimezzata. Le intercettazioni di Zaia su Crisanti nell'inchiesta di Padova sui tamponi rapidi e pubblicate da Report come emblema di quella che ribadisce essere la stortura del sistema. Dopo le parole in Senato, l'informativa alla Camera per il ministro e magistrato Trevigiano, attaccato sul fronte intercettazioni, tanto più nei giorni in cui la primula rossa della mafia, Messina Denaro, è stata catturata. E allora Nordio ribadisce. Ripeterò ancora una volta, ma credo ormai sia inutile dirlo, che non si è mai inteso toccare minimamente a quelli che riguardano il terrorismo e quelle che riguardano la mafia e ovviamente quei reati che sono, come così dire, satelliti nei confronti di questi due fenomeni perniciosi. Il vulnus, dice, è un altro, e per spiegarlo concentra in pochi minuti migliaia di pagine di codice di procedura penale parlando dei tre tipi di intercettazione. Quelle di competenza della Procura Generale di Roma, che riguardano la sicurezza dello Stato e sono sottoposte al segreto. Quelle preventive autorizzate dai PM per dare impulso alle indagini, essenziali e fondamentali, dice Nordio, e che certo non vengono pubblicate per non ostacolare le inchieste. E poi quelle giudiziarie, chieste dal PM e autorizzate dal GIP. Ed è da queste, spiega, che nasce il pasticcio. Perché transitando dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari, attraverso il deposito dei difensori, attraverso il transito dalle segreterie alle cancellerie, finiscono sotto osservazione, sotto il controllo, finiscono a conoscenza di decine di persone. E poiché tutti hanno il diritto di ascoltare tutte queste intercettazioni, gran parte delle quali riguardano fatti che non hanno niente a che vedere con i processi, in questo mare magnum di intercettazioni escono sui giornali delle notizie che diffamano, vulnerano l'onore di privati cittadini. Perché, chiude Nordio, quando si parla di giustizia si deve parlare anche di errori e spesso di vite rovinate. La segretezza delle informazioni è l'altra faccia della nostra libertà. L'Italia non è fatta di pubblici ministeri e questo Parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le affermazioni dei pubblici ministeri. Beh, è successo anche a noi, io lo ricordo sempre, il proprietario di Media Nord-Est è stato intercettato e poi con accuse che sono risultate poi assolutamente destituite di ogni fondamento, minacce, diffamazione, nel frattempo interdizione dal lavoro per un anno, dispositivo notificato e il giorno stesso pubblicato da tutti i giornali per poi essere completamente prosciolto dal Tribunale del Riesame. Nel frattempo screditato, e questo capita, è capitato a noi, ma capita... Dobbiamo andare da Zanella, sì, dica. Ma una cosa veloce, sì. il dramma di questo paese delle volte è che si tende a buttare tutto in cacciara per fare una gran confusione. Allora, la Sicilia è una terra bellissima, fatta di gente molto dignitosa e molto per bene, con tutte le difficoltà che hanno certi territori. È giustamente, come diceva il collega qua di studio, un problema culturale. Però io ricordo che va spezzata la lancia proprio a favore anche della televisione,
Teleiato, sapete che... Ah, come no? Pino Magnacci. Esatto, vi ricordate che Pino di Teleiato denunciò fortemente la mafia dell'antimafia. Sì. Era il direttore di una televisione privata, Eroica, che di una TV indipendente, gli hanno fatto passare l'anima dei guai da persone che sono ancora al loro posto, e questi, invece che cercare Messina Denaro, si erano accaniti con un giornalista, certo, che aveva scoperto che c'era, oltre alla mafia vera, che lui ovviamente certamente non negava e che condannava, ma c'era anche tutto un sistema che viveva a sbaffo su una sbandierata antimafia di facciata, certo, e che non aveva nessun poi vero collegamento. Certo, no? Certo. Prendevano delle aziende di sospettati di, certo, mafia, alcuni anche molto collaterali, gli prendevano le aziende, mettevano i figli, cugini, nipoti, mariti a gestirle come commissari, certo, certo, e poi queste persone venivano prosciolte, però ormai l'azienda era distrutta e fallita. Teleiato ha avuto un ruolo molto importante, ma non, a mio avviso, non ha avuto ancora la giustizia del caso. Io ricordo un'altra cosa, non accusiamo i siciliani. I carabinieri, i ROS, i reparti operativi speciali dei carabinieri, fanno un lavoro enorme, fanno, certo, un lavoro degnissimo, ma ricordatevi che delle forze politiche per lungo tempo hanno voluto depotenziare questi reparti speciali. Quindi attenzione, perché io, prima di gettare, diciamo, discredito sui siciliani, vorrei ricordare che ci sono dei problemi molto più gravi. Un siciliano, forse qualcuno può aver avuto paura, e la paura è legittima, prima. E la paura è legittima, certo, perché non che hanno bisogna denunciato. Che ci voglia un intervento direttore di cultura, è giusto, certo, però ci sono delle forze, sì, altolocate, che hanno lavorato contro. Certo, ma e questa non è... Vedremo la poi dai documenti che affioreranno dai tre covi di Messina Denaro, se usciranno oggi elementi, credo che rischi la vita. Messina Denaro, ricorderete il caso di Sindona, no? Che fu avvelenato in carcere perché si temeva che potesse rivelare chissà quali segreti, così come anche il banchiere Calvi, insomma ne abbiamo viste di tutti i colori. Pino Magnacci, citato prima da Falconi, aveva promesso che se fosse stato arrestato Messina Denaro si sarebbe tagliato i baffoni, e la promessa l'ha mantenuta, e l'abbiamo già vista l'altra sera, rivediamo questo sacrificio, vediamo. Una lenta agonia. Mi vedi piangere? Che lo faccio io come l'hanno giocato? Ragazzi, ti devo guardare le zampate, che parla solo io. Questo era il taglio dei baffi di Pino Magnacci, coraggioso giornalista di Teleiato, che giustamente Falconi ha ricordato. Gabriele Zanella, secondo lei la cattura di Messina Denaro, sia pure dopo 30 anni di latitanza, porterà a degli sviluppi clamorosi? Perché qui da anni si cercano i mandanti delle stragi, che pare non stiano, diciamo, al livello di Cosa Nostra, ma ben al di sopra. Cosa ne pensi? Allora, che se porta degli sviluppi o non porta degli sviluppi, da un punto di vista delle dichiarazioni, da un punto di vista sostanzialmente di quello che potrà dire, questo lo vedremo nei fatti e nei tempi.
Io vorrei sottolineare una cosa. Sì. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Baiardo, che sì, ha annunciato qualche mese fa, intervistato dal giornalista Giletti della Sette, il fatto che fosse in preventivo, che sarebbe stato insomma ampiamente possibile un arresto di una di un criminale efferato qual è Matteo Messina Denaro, in una condizione che dopo 30 anni di latitanza, e di latitanza evidentemente coperta, fosse in una situazione insomma nel quale dovesse essere ricambiato, nel quale dovesse avere appunto un ricambio dentro l'organizzazione criminale, nel quale non conta più come nei passati 30 anni nei quali ha fatto il bello e il cattivo tempo, e sostanzialmente che questo potesse dar luogo a essere in qualche maniera la misura, il termometro di una perseverante trattativa Stato-mafia, come era stata indicata insomma negli anni 90. Se posso, sì, prego. Sulle intercettazioni, sì, io trovo opinabile che un passaggio della dichiarazione del ministro Nordio, in particolare quando lui parla di mafia, terrorismo e satelliti in qualche misura della mafia. Io penso che ci dobbiamo rendere conto di non fare dell'organizzazione criminale e in questo momento una caricatura, come se fosse la Sicilia, come se fosse un fenomeno isolato, come se non fosse una rete con ramificazioni ampie nell'economia e nella politica, che è di fatto internazionalizzata. Io vi ricordo che nel nostro amato Veneto un comune come quello di Eraclea è stato chiuso, commissariato nel 2019, dopo che è stato provato che l'amministrazione comunale è stata determinata per 19 anni dal clan dei Casalesi. Vi ricordo che uno dei medici, il medico di base di Matteo Messina Denaro, è indagato, si chiama Alfonso Tumbarello, se i telespettatori o voi volete digitarlo su internet vi danno il curriculum politico di Alfonso Tumbarello, candidato sindaco e in lista alle regionali. Quindi ciò che è satellite o ciò che non è satellite è una definizione piuttosto, io penso, opinabile, e non penso vadano tolti degli strumenti in questo momento agli inquirenti, specie se chi latita rimane latitante per 30 anni, ripeto, quando conta, e poi viene con grandi, inni delle istituzioni, alle capacità e quant'altro, viene preso quando conta molto meno su un letto di ospedale. Evidentemente la criminalità organizzata ha organizzato il ricambio di un moribondo. Questa è una delle tesi, no? Uno scambio Stato-mafia sull'ergastolo ostativo, sul 41 bis. Certo, è una lettura, un'ipotesi, però per ora possiamo solo fare congetture. Questo è il lungo elenco degli attentati di una bomber, tornando al dinamitardo che ha insanguinato il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Iniziano l'8 dicembre del 93 a Ponte Vecchio di Porto Gruaro e finiscono il 6 maggio del 2006, in questo caso usò una bottiglia a Porto Santa Margherita, su una spiaggia, ci fu un'esplosione e ci furono anche feriti. Dopodiché è diventato di attentati, non ce ne sono più stati, c'è chi sostiene che nel frattempo sia morto. Adesso torniamo dal professor Favero, Marzio Favero, però aggiungiamo un altro tassello a questa spirale comunque di violenza che ha caratterizzato
in molti anni caratterizza ancora queste regioni, anche se poi la criminalità cambia pelle, i reati si rinnovano in qualche modo. Vediamo la storia di Walter Onichini, il macellaio che ferì un ladro nel 2013, un ladro che era entrato in casa sua con dei complici, è stato condannato a 4 anni, oggi ha ottenuto gli arresti domiciliari. Vediamo. Respinta la richiesta di affidamento in prova per Walter Onichini, ma per l'ex macellaio di Legnaro in carcere per aver sparato al ladro entrato in casa sua nell'estate del 2013 potrebbe aprirsi la strada della detenzione domiciliare. Noi speriamo che si arrivi a questo e soprattutto anche alla grazia, perché ripeto e ribadisco, quando si hanno dei bambini piccoli l'impulso di un papà è quello di salvare la propria famiglia, e Walter ha fatto questo. Il procuratore generale davanti alla sezione padovana del Tribunale del Riesame ha espresso parere negativo all'affidamento in prova richiesto dall'avvocato Ernesto De Toni, che segue Onichini. Una richiesta fatta per consentire al commerciante di carni di poter tornare a casa in un regime di restrizione della libertà personale, ma con la possibilità di poter lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. La moglie infatti non sta bene e non riesce a curarsi, badare ai figli e anche lavorare. Walter Onichini, dopo un lungo processo dal settembre del 2021, è in carcere. Deve scontare 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per aver ferito il ladro albanese entrato insieme a dei complici per rubare. Onichini davanti al giudice ieri si è detto per la prima volta pentito. Non rifarei mai quello che ho fatto, ha spiegato al giudice, che entro 10 giorni dovrà decidere se tramutare in arresti domiciliari il restante della pena da scontare. Noi crediamo che l'unico posto che spetti a Walter sia quello di essere al fianco della sua famiglia, tra le braccia e gli affetti dei suoi bambini, della moglie e della mamma, perché a nostro avviso, insomma, lo sapete bene, non avrebbe mai dovuto essere stato mandato in carcere. Walter ha reagito di impulso di fronte a un assalto, perché ricordiamo che erano in 4 e non solo uno. Paradossalmente Walter si trova in carcere e il ladro è libero, ma evidentemente, insomma, in questo paese avviene anche questo. Nel novembre del 2021 la famiglia di Onichini, attraverso il legale Ernesto De Toni, aveva inviato al Ministero della Giustizia una lettera per chiedere la grazia per il macellaio, ma ancora non è stata data risposta. Nel frattempo il ladro albanese che Onichini aveva ferito resta latitante, nessuno sa dove sia finito. Servizio di Valentina Visentin, professor Favero, quindi le contraddizioni, i paradossi della giustizia, no? La legge è uguale per tutti, ma mica tanto, perché questo è un uomo che in fondo ha reagito ad un'aggressione, ad un'intrusione nella sua casa di notte, e vediamo spesso invece permessi premio, scarcerazioni premature nei confronti di persone che hanno compiuto reati anche molto gravi e che magari passano in carcere un anno, 2 anni. Adesso poi, tra l'altro, ci vuole la querela, perché per fare un esempio, un ladro colto in flagrante poi possa essere arrestato. Se non c'è la querela della vittima, stando alla riforma Cartabia, sia pure emendata, come ha detto, come ha promesso di fare il ministro Nordio, ma anche lì si è parlato di mafia, non di furti o di altri reati minori. Premesso che è evidente che c'è qualcosa che non funziona nella riforma Cartabia ed è opportuno intervenire subito per correggere il tema della sola querela come azione che può portare a incriminare chi ha commesso un reato. Per quanto riguarda il caso Chini, penso che ci sia qualcosa di surreale. Immaginiamoci una persona che è in casa, ha dei figli, subisce un'invasione della casa, un'intrusione da parte di 4 personaggi di notte. Allora, noi sappiamo che sono accaduti episodi di cronaca gravissimi, che i criminali che sono entrati in casa per fare furti spesso si sono macchiati poi di crimini ancora più gravi. Penso al caso di Motta di Livenza, che rimane nella memoria collettiva di noi veneti. Allora, come fa una persona in quella situazione avere un giudizio posato sulla capacità di aggressione di chi si è introdotto in casa sua? Come fa a sapere se sono armati, se non sono armati? Gorgo al Monticano, no? Sì, Gorgo al Monticano, scusatemi, Gorgo al Monticano. Sì, va bene.
Sì, quindi è una tragedia che tutti noi ricordiamo, no? Certo. Allora, come fa una persona a valutare in pochi secondi se quelli che ha davanti sono dei criminali che possono fare del male ai suoi familiari o sono solo dei ladruncoli? Io credo che c'è qualcosa che non va. Quando uno entra in un caso di un altro non ha giustificazioni. Nessuna. Sì, se la interrompo, Favero. Però se siamo, come abbiamo detto prima, in un paese garantista, garantismo sta anche nel fatto che siamo tutti innocenti fino all'ultimo grado di giudizio, poi quando c'è un ultimo grado di giudizio, come nel caso di Onichini, dove la Cassazione ha detto che c'è una condanna per tentato omicidio, le sentenze si rispettano in un paese democratico e civile. Poi perdonami. Voi, se non sbaglio, un attimo però, cioè, con la Lega avete fatto una legge sulla legittima difesa, revisionata una seconda volta nel 2018-2019 col governo Conte 1, dove avete addirittura provato ad allargare, però non è che si può andare oltre, perché tutte le leggi, anche il diritto internazionale, tutto, non si può andare oltre, sennò diventiamo un Far West, diventiamo allora, un Texas. Quindi anche la legittima difesa, qui non c'è legittima difesa. Cioè non dobbiamo confondere la legittima difesa, dove già la legge che avete fatto voi, non l'ho fatta io, e l'avete anche rafforzata nel precedente governo Conte 1, non può essere confusa con il tentato omicidio. Cioè se io, parliamo di altri casi, mi metto, esco dalla porta di casa, corro dietro a un ladro, gli sparo, quella non è più legittima difesa, questo è un altro caso. Altri casi che abbiamo visto, a casa mia. Allora, sì, però ti stavo dicendo, ci sono casi specifici dove la legge prevede già una tutela, poi ci sono altri casi. Noi, allora, se no aboliamo anche il reato di tentato omicidio, come nel caso per cui è stato condannato di Onichini, e facciamo il paese del Far West. Se siamo garantisti, le sentenze, soprattutto l'ultimo grado di giudizio Cassazione, le rispettiamo. Allora, altrimenti sentiamo la replica, vada avanti pure professore. Se no andiamo contro legge. Sì, allora c'è qualcosa che mi lascia sconcertato. Ah, certo. Uno è innocente fino a prova contraria, ma se si trova in una casa altrui, esatto, a fare un furto. Ma queste sono opinioni personali. Ma guarda, no, che certo, è un'opinione mia personale. C'è una sentenza, uno è in un caso di un altro, senza averne permesso, sta commettendo un delitto. Per favore, fate concludere il professor Favero, perché ciascuno deve avere modo di argomentare. Prego, prego. Cioè, quando un delitto è flagrante, io non capisco quale sistema di autotutela dovrebbe essere garantito a un criminale. Allora, Onichini ha reagito in casa sua, non è il caso di chi esce con una pistola e insegue gli altri. Ma se non ricordo male il caso. Io ho fatto un altro esempio, non ho parlato di Onichini. Mi scusi, ho fatto altre casistiche. Aspetta, però Onichini, ci sono stati tre gradi di giudizio, eh. Vabbè, ma sai quante volte sono gli errori giudiziari. Prego, professore. Allora, io credo che Onichini non è qui. Io credo che Onichini avesse diritto a avere delle attenuanti. Questa è la mia opinione, non pretendo che sia la verità, come invece mi pare che lei ritenga essere. No, io non siano, ho nessuna verità, nessuna io opinione, rispetto le no. sentenze. Allora, vabbè, lei rispetti pure le sentenze, ma se si ricorre significa che c'è qualche dubbio, no? Ha già ricorso, visto che è così garantista. È definitiva. Visto che è così garantista. È definitiva. Allora, sì, ho capito. Che allora, altrimenti non riesce. Prego, prego. Io credo che il ricorso alle attenuanti, anche per quanto riguarda la pena, sia consentito. E che se una persona, peraltro, esprime anche pentimento per quello che ha fatto, ha detto che non rifarebbe mai più una cosa del genere, forse dargli la possibilità di ritornare alla propria vita, visto che il criminale questo che ha finito, peraltro, discorso, se la sta godendo da qualche altra parte perché è latitante. E questo che io volevo dire, non mi metta in bocca concetti tipo quello che chi si è liberi di sparare. Guardi, io non ho il porto d'armi e sono contrario all'uso delle armi. Sarei molto più severo anche nel concedere il porto d'armi ai cittadini. Su questo siamo d'accordo. Lo dimostrano d'accordo. Gli Stati Uniti che più armi vi sono per la difesa personale e più aumenta la violenza in generale. Siamo d'accordo. Per quanto riguarda l'arresto di Matteo Messina Denaro, mi permetto di dire che prego, tutti noi siamo felici che questo arresto sia finalmente avvenuto. Però 30 anni di latitanza, pur con la possibilità di fare tutte le intercettazioni del mondo, perché ancora non sono state introdotte restrizioni, sono veramente molti. È incredibile scoprire che nel suo paesello aveva più appartamenti. Oggi mi pare non si sia presentato in aula, avrebbe vero, dovuto essere trascinato in catene, esatto, sbaglio? Sì.
Vero, mi pare non che si è presentato, troppo... doveva collegarsi dal carcere dell'Aquila per il processo delle stragi di Capace e di Via D'Abeglio con l'accusa questo di essere lui il mandante. Un assassino conclamato. Allora, io credo che sia vero che c'è una questione culturale. Ha ragione anche la banda Pellizzari a dire che purtroppo il contesto pesa anche nella capacità dei cittadini di ribellarsi. Mio nonno mi diceva che all'epoca del fascismo bastava un personaggio con gli stivali, la camicia nera e un manganello per star fare in silenzio, per mettere in silenzio un paese intero, no? Allora, figuriamoci in un contesto dove c'è chi spara. Io credo che però sia ora anche sul serio di lavorare sul piano culturale, mettendo fine anche a un certo tipo di mitizzazione delle figure dei mafiosi. Cioè, non è possibile arrivare a casa e quasi ogni sera trovare film, telefilm o racconti che danno un'aura di grandezza, sia pure negativa, a questi personaggi. Verissimo. Poi alla fine, quando li arresti, vedi che sono figure squalidissime. Certo. E sono... ed è giusto che siano riportati alla loro vera dimensione, di topi, perché poi li trovi nascosti in delle tane, no? E lo stesso discorso vale per una bomber, Bacialli. Io condivido la tua idea che andava chiamato Mona Bomber, perché almeno non dargli la soddisfazione di una grandezza o di un'astuzia posticcia. Allora, ci sono aspetti che vanno affrontati, e vanno affrontati secondo me con un grano di sale. Ma signori, vivere in un paese che permette per 30 anni a un macro criminale di essere libero, no, non ci può dare un senso di garanzia. Tantomeno sapendo che questo personaggio ha fatto fuori tutta una serie di figure della giustizia che meritano invece il nostro rispetto, il nostro affetto e il dovere della memoria, come Falcone e Borsellino. Non c'è dubbio. Grazie professore. Allora passiamo dai grandi reati, raccontiamo anche un reato minore, che è quello che ha compiuto un uomo armato di un grosso coltello a bordo di un autobus della CTV. È successo a Mestre. L'autista, che non si è mai, non ha voluto essere definito un eroe, è intervenuto in maniera molto speciale per far bloccare quest'uomo dalla polizia. Sentite com'è andata. L'adrenalina per quanto successo martedì sera scorre ancora, ma lui sta bene e non si sente un eroe. Il racconto di Giuseppe Mazzone, l'autista della CTV, che è riuscito a far individuare un uomo saluto a bordo di un autobus della linea 31 a Mestre, armato di un grosso coltello. Sono contento di aver fatto tutto questo, perché non me lo sarei mai perdonato se l'avessi portato verso il centro di Mestre e quindi magari lasciarlo in mezzo a un'altra folla, e magari qualcuno poteva aver avuto conseguenze molto peggiori. Quindi è andato tutto bene e rinnovo i ringraziamenti alla questura di Mestre. Tutto è accaduto verso le 19 di martedì. Ho visto un passeggero salire dalla porta posteriore e portarsi nella zona anteriore della postazione guida, e mentre lo vedevo giungere davanti ho visto che c'era parecchia gente, parecchi passeggeri che uscivano dall'autobus con molta fretta ma senza dare allarmismo. Quando è arrivato davanti alla postazione guida ho visto che aveva un grosso coltello in mano, e al che l'ho detto, ho messo subito in moto l'autobus perché volevo andare via. Sono ripartito subito in modo da poter portare via anche il soggetto davanti alla folla che c'era in stazione, e mentre andavo verso una zona periferica e quindi non affollata, sono riuscito a contattare gli agenti della polizia, della questura di Mestre. Durante il percorso l'autista ha simulato un guasto dell'autobus di cui era la guida. Continuavo a guardarmi perché lui era a due metri da me, e quindi lui mi incitava a dover andare avanti. Io ho detto: guarda, mi dispiace amico, ma l'autobus si è proprio fermato, infatti visto che si è bloccato subito. Ma nel frattempo lui non sapeva che in arrivo erano in arrivo le forze dell'ordine. Davvero, complimenti.
Straordinario. Mi lascia, direttore, spendere una parola. Quando eravamo piccolini, si saliva sull'autobus e c'era l'autista e c'era il bigliettaio. Non so se vi ricordate questa cosa. Se certo. Come all'estero, non so. Esatto. Il bigliettaio. In alcuni paesi è così. Adesso succede che per diciamo cercare di contenere fenomeni come questo, ma anche fenomeni di disturbo, di violenze alle donne, palpeggiamenti che succedono sull'autobus, balordi, dobbiamo mettere agenti non della polizia, ma diciamo guardie giurate pagate dalla società di trasporto per vigilare nelle corse più critiche, nei percorsi che sono infestati da questi disturbatori. Poi dobbiamo sguinzagliare dei ragazzi assunti che vanno a controllare i biglietti perché c'è evasione. Ma allora io dico, invece che dare redditi, contributi, sussidi vari, ma perché non rimettiamo negli auto, oggi sono degli auto tra l'altro molto lunghi, più grossi, sono dei diciamo long vehicle, non mettiamo di nuovo la figura dell'ausiliario del traffico, del controllore, del bigliettaio, perché se no è più costoso porre rimedio e daremo dell'occupazione sana, pulita a delle persone. E autisti, che non possono essere tutti eroi in gamba come questo qui che abbiamo sentito, sarebbero almeno due persone e riuscirebbero a gestire meglio queste emergenze che ormai nelle nostre città sono all'ordine del giorno. Anche perché anche perché credo che la spesa sarebbe ben sopportata, perché hanno scoperto che specialmente, come dicevi tu, questi autobus lunghi, cioè se sale il controllore almeno la metà non ha pagato il biglietto, quindi se mettiamo in conto quante corse ci sono e quante persone non pagano il biglietto, è autoremunerante. Alla fin fine credo che sarebbe opportuno e remunerativo e meno costoso assumere qualcuno. Allora restiamo a Venezia, adesso andiamo da Luigi Susin, dagli altri ospiti, perché continuano le spaccate a Sant'Alvise, ce ne sono già state 4 in un centro sportivo, ma poi ci sono furti, ci sono aggressioni. Oggi il sindaco Brugnaro, in particolare per quanto riguarda le spaccate, ha detto che il comune risarcirà metà del danno alle vittime di questi reati. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore tra poche settimane. Poi aggiungo, nel frattempo, a proposito di risarcimento, ci sono i veneziani danneggiati dalle acque alte che aspettano, molti privati aspettano ancora di essere risarciti. Vediamo il servizio di Filippo Fois. L'idea è quella che il Comune di Venezia troverà le risorse per rifondere i danni di queste vetrine in quota parte. Noi pensavamo un 50% fino a un massimale di 2.000 euro. Risarcire il 50% dei danni fino a 2.000 euro a negozianti, esercenti, associazioni culturali o sportive che hanno subito una spaccata. Di fronte ad un fenomeno che si ripete con cadenza pressoché quotidiana un po' in tutto il territorio comunale, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia un gesto che vuole essere di vicinanza e solidarietà delle istituzioni verso i suoi concittadini. Devo parlare con i miei assessori, dobbiamo stendere una delibera di giunta, ma immagino 2-3 settimane al massimo. Saremo molto operativi e saremo retroattivi anche, perché non sarà solo da oggi in poi, ma prenderemo anche, non so, gli ultimi 2 anni di quello che è successo, chiaramente con fatture, con tanto, poi faremo anche un accordo con la di finanza per verificare che siano, che non ci sia quello che poi se ne approfitta, ma insomma non è questo il tema, lo faremo bene, ma pensiamo di voler agire. Dobbiamo dimostrare ai cittadini che facciamo qualcosa e che io oltre la mia fantasia non vado. Brugnaro non esclude che in futuro la stessa iniziativa possa essere estesa a tutta la città metropolitana. Venezia, aggiunge il sindaco, resta in prima linea contro la criminalità. È la città più videosorvegliata d'Italia e la sua polizia locale, agendo di concerto con le altre forze dell'ordine, ha recentemente raggiunto un numero di espulsioni di clandestini tra i più alti. Occorre però anche un cambio di marcia deciso a livello nazionale. Io credo siano molte persone, non credo ci sia un'unica persona. A me mi sembrano rapine da disperati, che fanno danni molto più di quello che portano via. E sono disperazione però che crea ulteriore disagio, ulteriore disperazione. Rischiamo anche che la gente, i cittadini rischiano di farci giustizia da soli. Io ho proposto più volte di fare una nuova norma con un giudice penale di pace, no? Che possa diventare il giudice di pace, possa avere poteri penali e magari almeno farle tenere in cella da noi, almeno 10 giorni. Io ho detto fino a un massimo di 10 giorni,
però qualcosa devi fare, non è possibile che non si faccia nulla. Allora, il servizio della nostra redazione veneziana, mi pare fosse di Filippo Fois, Luigi Susin, al suo giudizio il governo Meloni come si sta muovendo sul piano della sicurezza? No? Per ora non se ne è parlato molto perché ci sono anche altri problemi da risolvere. Sì, allora, soltanto su quello che si è detto prima volevo fare un piccolo passaggio, tanto per così dare la mia opinione. Certo. E devo dire che io sono dentro e fuori così dai clienti, dalle case tutti i giorni, e quando arrivo dal cliente la prima cosa che faccio suono il campanello. E mi sembra una cosa che probabilmente questi che delinquono non, ovviamente non fanno, ma nel momento in cui saltano il cancello e entrano in una proprietà devono essere consapevoli dei rischi che vanno incontro, secondo me. Questo è un pensiero che faccio proprio a favore di questa persona che oggi è ancora in carcere e che spero prima possibile possa tornare a casa, visto che ha la moglie e i figli, che tra l'altro la moglie non sta tra l'altro bene. Detto questo, un passaggio su quanto si diceva prima del ministro Nordio. Il ministro Nordio è un tecnico che è sicuramente la persona più indicata per mettere un po' a posto la giustizia italiana, visto che sa quali sono i tasti da schiacciare. Io sulle intercettazioni devo dire che proprio parlando anche con lui un po' di tempo fa, lui diceva proprio, cioè, le intercettazioni, quelle importanti, non si possono toccare, sono intercettazioni che servono alla magistratura, agli inquirenti, per andare a prendere appunto il Messina denaro della situazione. Ma questo governo devo dire si sta muovendo in una direzione giusta, visto che comunque i sondaggi che oggi vediamo ci danno in crescita, e non posso che pensare che quello che sta facendo oggi il governo Meloni ai cittadini piaccia. Cosa diversa invece che la sinistra, noi cresciamo, la sinistra sta in perdita veramente. Comunque, come lei sa, le lune di miele dell'inizio del governo. Sì, io Rugin l'ho ascoltata sempre in religioso silenzio. Lasciami finire il concetto. Va bene, ma no, ma al 31, anche Salvini è arrivato al 34, ma certo, ma non è un problema. Tutti i governi, io credo che questi ragionamenti qua sia corretto farli fra 4 anni, fra 3 anni. Fra 3 anni possiamo fare dei ragionamenti del genere, visto che oggi è da 3 mesi che ci siamo insediati, e quello che abbiamo potuto fare e far vedere agli italiani e all'Italia, a questa nazione, è soltanto delle cose positive. Noi in 3 mesi abbiamo fatto delle cose che la sinistra non si è neanche pensata in 15 anni. Quindi non stiamo qua messe a discutere su cosa sta facendo il governo. Facciamo un ragionamento saggio. Non sono mai arrivati concreto. Così tanti migranti come gli ultimi 3 mesi. Che questo governo è un governo che governerà 5 anni, e che si propone questo è il suo libro dei sogni. Non preoccupiamoci perché di i cittadini vanno al distributore la mattina, allora, si vedono la benzina più cara. Guarda che il governo non è stato eletto dagli italiani e non è stato messo. I cittadini vanno al benzinaio ogni mattina, la benzina la pagano. Avevate promesso di togliere le accise, avete messo le accise, state derubando ai cittadini le accise che invece il governo Draghi aveva tolto. Avete rimesso le accise, pagate la benzina più cara. Non abbiamo rimesso le accise, non abbiamo promesso le accise,
accise, blocchi navali, rimpatri, sbarcano 400 al giorno, 400 al giorno le sbarcano. Hanno fatto un ragionamento tecnico, anche lei, perché state facendo l'esatto contrario di quello che avete detto. Stava calando, e se andiamo a vedere i numeri, pagina 26 del suo contratto di Fratelli d'Italia, abolizione delle accise sulla benzina, 2,72 abolizione delle accise sulla benzina, pagina 26 del suo programma, Fratelli d'Italia le ha dimesse, non è un problema, i cittadini ogni mattina vanno al benzinaio e pagano la benzina, se il carburante comincia a aumentare, andremo a fare le operazioni che facciamo, abbiamo messo 10 miliardi a disposizione dei cittadini. Meno aumenti la benzina vuol dire che anche le materie prime costano di più, costa di più lo trasporto, costa di più le cose al supermercato, tutti con i soldi italiani abbiamo preferito impoverire la gente, avete preferito impoverire la gente, abbiamo preferito andare a avvantaggiare il popolo, cosa che voi non avete neanche pensato di fare. Il popolo paga la benzina la mattina, soltanto vergognare perché non ci avete neanche pensato. Ma cosa sta perché quando aumenta la benzina aumenta tutto, aumentano le materie prime, aumentano le cose al supermercato, ma non è aumentata tutto. La benzina, Ruggin, che si va non è aumentata, gente, che si va, siamo nel 2023, costa 1,80 euro, nel 2022 costa 2,73 euro, non avete mai dicendo. Detto niente voi, ma quando era 2,73 euro, ma cosa stiamo parlando? Ma dai, allora andiamo avanti, scusate, bel confronto duro come sempre, serrato qui a Focus. Vediamo, cambiamo anche titolo a questo punto, perché ci sono molti sindaci del Veneto che rifiutano la rottamazione delle cartelle. In sostanza dicono: noi abbiamo le casse dei nostri comuni quasi vuote, se si rinuncia a una parte delle entrate vuol dire che andiamo sicuramente al collasso. Vediamo il servizio di Cristian Arboet. Andremo in consiglio comunale con la delibera specifica di non accoglimento, di non aderire a quella proposta di rottamazione delle cartelle esattoriali. Penso sempre che ci debba essere un rispetto, ci sono delle regole che bisogna rispettare, quindi favorire questo tipo di approccio vuol dire premiare i furbi, non siamo qui per premiare i furbi. Non è un caso isolato quello di San Biagio di Callalta, anzi sono la stragrande maggioranza i comuni della Marca che, fatti i conti, non aderiranno alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro. Possibilità introdotta dalla prima finanziaria del governo Meloni. La norma è chiara e dà la possibilità ai singoli municipi di scegliere entro il 31 gennaio con delibera dei rispettivi consigli comunali. Del resto, il mini condono, così in tanti lo hanno ribattezzato, riguarda mancati versamenti IMU o multe non pagate, quindi entrate locali. Ebbene, nella Marca i sindaci, al di là dei colori politici, sembrano non avere dubbi. Così lo stesso primo cittadino di Treviso e presidente ANCI regionale. Tudelli la scelta ai comuni, e in questo caso i comuni, la stragrande maggioranza, penso quasi la totalità dei comuni veneti, hanno deciso di non aderire alla rottamazione proprio per una questione di uniformità di trattamento. Però io apprezzo la volontà e l'iniziativa del governo, che in questo caso ha delegato i comuni, poi i comuni liberamente hanno fatto delle scelte in base alle possibilità di bilancio e anche a un'opportunità politica. Politica a parte, la rottamazione riguarderebbe le cartelle esattoriali maturate tra il 2000 e il 2015, non solo. Il capitale rimane e vengono annullate le sanzioni e gli interessi. Per quanto riguarda invece le violazioni nel codice della strada, dove la sanzione è sostanzialmente il capitale, lì vengono annullati solo gli interessi. Insomma, la tregua fiscale non convince i sindaci, che restano alle prese con bilanci da chiudere. Fare a meno di una voce in entrata, quindi dei crediti esigibili, potrebbe essere un problema. A Treviso si parla di qualche centinaio di migliaia di euro, 120.000 quelli quantificati a San Biagio. Io penso che siano risorse del territorio, che vanno assegnate al territorio, e rinunciare a queste risorse innescherebbe mettere in discussione dei principi anche di legalità. Però ricordo che i cittadini comunque potranno singolarmente accedere attraverso l'Agenzia delle Entrate alla rottamazione. Servizio di Cristian Arboet, sentiamo Cortese Zanella su questo. Si era detto è un'iniziativa dei sindaci del centro-sinistra, invece si è visto che è una
è uno schieramento trasversale, cioè anche i sindaci del centrodestra dice non possiamo rinunciare a questa parte delle entrate. Cosa ne pensate? Cortese, prego. Ma no, di trasversale mi sembra ci sia poco. Mi sembra che dal punto di vista di finanziario la Meloni e il governo Meloni doveva togliere le accise non le ha tolte. Il MES era il diavolo e saranno costretti a prendere il MES. Fa la rottamazione, lo andranno a prendere sicuramente il MES e noi di più Europa siamo molto molto contenti di questo. Dovevano rottamare le cartelle e cosa hanno fatto? Nella finanziaria con un emendamento notturno hanno scaricato sui sindaci dopo aver fatto la battaglia contro il referendum sull'eliminazione della legge Severino che tutti i sindaci a partire dai sindaci del centrodestra volevano che venisse eliminata. No, cosa fanno? Fanno Ponzio Pilato e dicono lasciamo ai singoli sindaci decidere o meno. È ovvio che i bilanci, nonostante il patto di stabilità si sia allentato per diversi parametri, non sto qui ad annoiare. La domanda che mi faccio è, direttore, cioè, qual è dei punti di partenza del governo Meloni messi a campagna elettorale che sono stati mantenuti? Non mi sembra tanto. Sui comuni veneti ovviamente lo so che è una partita finanziaria diversa, non dimentichiamo che i cattivoni di più Europa insieme a Draghi hanno fatto arrivare 244 milioni di PNRR nei comuni veneti, 244 milioni, non c'è nessun sindaco del Veneto che ha avuto come gestione, ovviamente non sono di cassa, sto parlando di investimenti e quindi di opere da fare in scuole, asili, strade, però dico non è esistita una classe di sindaci come in questo periodo che ha avuto così tanti soldi per ogni singola comune da investire nella crescita. Ovviamente mi faccia dire giustamente che quando sento, per non sembrare troppo british, no, quando sento parlare che la riforma Cartabia andrebbe rivista oppure le intercettazioni, ricordo ai gentili e educati colleghi della Lega che loro sono quelli che hanno messo come ministro della giustizia il peggiore ministro della giustizia che ha avuto la storia della Repubblica, che è Bonafede, ed è Bonafede che è stato attaccato oggi da un ministro della giustizia del centrodestra al quale secondo me non faranno fare nessuna delle cose che ha detto oggi, perché vedremo. Oggi Nordio ha attaccato una cosa che noi di più Europa attacchiamo da anni, ossia le intercettazioni non vanno fatte a strascico. Bravo, questo bravo. Vale sia quando viene intercettato il governatore Zaia, ma quando viene intercettato il singolo cittadino. Esatto. È bravo lei, le faccio i complimenti, sono sincerissimo, direttore, perché ha citato proprio il caso proprio della rete da cui stiamo parlando, ed è questo il cuore del problema italiano, è questo, perché ci si accorge del problema della giustizia solo quando si viene toccati. Ricordo che Bonafede, e la Cartabia la stava cambiando, è stato Bonafede a introdurre il concetto delle intercettazioni preventive e delle intercettazioni a strascico, vuol dire che se io parlo con lei, lei parla con un altro. Ecco. Ricordiamoci di chi abbiamo avuto come ministro della giustizia. E quindi la riforma Cartabia magari fosse stata completata, completata con l'intero governo. Un ultimo punto, il problema mi fa sorridere quando parliamo del centrodestra, perché ha fatto tante cose, diceva la collega della Lega, non metterei un colore politico agli arresti, perché ricordo che Riina è stato arrestato sotto il governo Amato di centrosinistra. E invece Provenzano è stato arrestato sotto il governo Berlusconi. E vado a concludere per quanto riguarda il concetto della Meloni e del governo della Meloni
che parte da un principio secondo cui bisogna aiutare e andare dal presidenzialismo contro l'autonomia. Ricordo che meno di una settimana fa la Premier, la Premier Meloni, concludo, ha elargito un miliardo, più un miliardo e mezzo alla capitale di Roma come per il Giubileo, alla faccia dell'autonomia. Guarda che questo governo è per l'autonomia, questo è, non c'è la vera autonomia, assolutamente. Siamo in talk show, stiamo capito, ma cioè lasciala parlare, cioè, non fai tempo neanche a cominciare il discorso. Perché ti dà fastidio che sarà, ti dà fastidio. Se c'è qualcosa, se il paese ha due velocità, non è colpa delle regioni, è per colpa del centralismo, e questo governo farà l'autonomia, perché l'autonomia è una cosa che verrà fatta perché è prevista dalla Costituzione. Quanto manca 2000 giorni? Poco, direttore, ma non importa, entro 3.000, quando saranno definiti i LEP. Qua a chiacchierare di autonomia, dai, quando saranno definiti i LEP, Salvini ha detto ci sarà entro il 2023, tutto sarà pronto. Entro il 2023 tu sarà pronto e non ci saranno più scuse, e non ci saranno più scusi. Esatto, proprio il prossimo consiglio di referendum 2017. Mi fanno male le corde vocali a forza di rispondere indietro, però perché ne avete presi in giro. Ruggi, mi fanno male le corde vocali. Allora andiamo, scusate, andiamo da Gabriele Zanella che ha parlato meno di tutti. Zanella, volevo sentirla sul no dei sindaci alla rottamazione delle cartelle, perché l'hanno appreso oggi i cittadini, hanno detto i sindaci, perché non hanno ancora ufficializzato questa scelta, però certo ci saranno in molti quelli molto scontenti e forse anche arrabbiati, no? Chiaramente sulla situazione di difficoltà nella quale versano oggi i comuni, io credo che sia naturale dover dare solidarietà a chi appunto ha questi compiti di curare gli enti di prossimità e di vedersi continuamente vessato dallo Stato centrale. Salvo poi che, come bipartisan protestano per le cartelle esattoriali, bipartisan finiscano sempre per dare copertura alla parte politica, al governo, alla propria parte politica, al governo, come ha fatto Conte anche nell'intervista, e lo stesso si può dire, insomma, quando i tagli vengono fatti, i tagli ai comuni e le vessazioni per i comuni vengono fatte dal centro-sinistra al governo. Io credo che noi siamo di fronte ad una situazione, insomma, sulla quale andrebbe messa mano strutturalmente, perché Quando si parla di spesa pubblica, quando si parla di debito pubblico, bisogna dirci chiaramente che solamente l'1,5% del debito pubblico è imputabile alla spesa dei comuni, alla spesa degli enti locali, e andrebbe messa a mano con una riforma della finanza della pubblica locale, insomma, a quelle che sono le difficoltà e gli impedimenti nella spesa che oggi i comuni hanno. Così come andrebbe messa a mano e ripubblicizzata quella che è la Cassa Depositi e Prestiti, che ha rappresentato per anni, per decenni, un elemento fondamentale che consentiva ai comuni di investire a tassi bassissimi, e che oggi invece con l'entrata delle banche private vede appunto situazioni di ulteriori difficoltà nelle quali vengono messi i sindaci. Quindi il fatto di dover dare risposte non demagogiche da un punto di vista di centralismo, che non sia né centralismo regionale, come purtroppo si rivelerà essere l'autonomia, che venga fatto o che non venga fatta, ma dare delle risposte concrete a chi tutti i giorni si vede arrivare ai servizi sociali, ai servizi per la casa, eccetera, insomma, quelle che sono le istanze e i bisogni reali dei cittadini. Purtroppo bisogni che si vedono sempre più privatizzati, anche con il decreto con la legge sulla concorrenza e con la privatizzazione dei servizi pubblici locali, addirittura alla faccia di ogni possibile autonomia, con un osservatorio centrale che il governo Meloni ha messo in piedi per controllare effettivamente quali siano le delibere di quei sindaci che invece vogliono opporsi a questo tipo di gestione
privatizzante e privatizzata dei servizi pubblici e vorrebbero invece riuscire a mantenere una cosa pubblica locale che vada incontro a quelle che sono appunto le esigenze dei cittadini. Bene, grazie Zanella. Dobbiamo andare in pubblicità, pochissimi minuti, e poi torniamo qui. E vi ricordo, però domani a mezzogiorno l'appuntamento con Focus TG, sempre su Rete Veneta. Pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus. I sindaci no alla rottamazione delle cartelle. Prima abbiamo parlato di tanti temi, ancora di Matteo Messina Denaro, la mafia in Veneto, e ovviamente con tanti sms e tanti whatsapp, senza citare l'apertura del programma che è stata dedicata alla riapertura dell'inchiesta su una bomber con 11 indagati. Però restiamo adesso sulla rottamazione delle cartelle. Nicola Falcone. Direttore, la rottamazione delle cartelle fa parte di una cosa che nella società, nel mondo dell'economia, avviene spesso: il saldo e stralcio. Il problema è che anche i sindaci, e effettivamente è stata una cosa trasversale, i sindaci di quasi tutti i colori, non tutti hanno aderito, come abbiamo visto dai servizi molto puntuali di Rete Veneta, alla rottamazione. Ma io credo che la rottamazione è un'opportunità. Il problema è che a volte in Italia non si tiene conto di quanto è la spesa per il recupero di cartelle spesso irrecuperabili, inesigibili. Allora io non vorrei che questi sindaci scambiassero un po' il problema, cioè la volontà del legislatore di alleggerire un carico di riscossione, che comunque ha un costo di impiegati, di personale addetto, di esattori, di messi notificatori, quando poi queste cartelle iniziano a essere relative a multe molto vecchie, gente che è sparita, che ha cambiato residenza, che è andata all'estero, e quindi loro siano prigionieri del bilancio. Certo. Cioè, finché io metto queste poste in bilancio, sono a posto. Certo, sono a posto, perché sta prevalendo una cultura della burocrazia e del, diciamo, maquillage del bilancio, piuttosto che una cultura della sostanza. Allora io credo che il discrimine non deve essere le rottamo o non le rottamo. Devo fare un'analisi seria di quello che è effettivamente esigibile e che è esigibile con efficacia. Certo. Perché se io per esigere, per riscuotere 200 euro ne spendo 250, deve essere esigibile. Esatto, deve essere prima esigibile e poi il costo dell'esazione deve essere equo e deve essere conveniente per l'amministrazione. Equo ed esigibile. Esatto, quindi in realtà tutti con le banche, eccetera, le situazioni di pre-incaglio o di incaglio sono situazioni dove si va a trattare. Ecco, quindi questo è lo spirito. Io credo che il problema grosso sia, che l'aveva detto il rappresentante collegato da remoto di Più Europa, in realtà il problema sia un pochino più articolato. Il patto di stabilità così vincolante come era prima del Covid sta andando a sparire, però esiste ancora una cultura bilancistica che nell'ente locale, che non è una società commerciale, dovrebbe essere, diciamo, non dico abbandonata, per carità, ma dovrebbe tenere conto della situazione reale, perché dire che io sono a posto perché magari un piccolo comune ha 500.000 euro o un milione di crediti, ma bisogna vedere se questi crediti esistono, anche perché, attenzione, poi andiamo, quasi facciamo un tonno aeronautico, andiamo in falso in bilancio, perché se noi ci rendiamo conto che non sono esigibili e continuiamo a postarle, andiamo dalla parte opposta. Ecco, io credo, non ho sentito parlare, i sindaci hanno detto abbiamo bisogno dei soldi, ma molti hanno detto abbiamo bisogno del bilancio. E allora ecco, io vi dico da uomo d'impresa, attenzione, non si può fare una battaglia manichea, rottamazione sì o no, dobbiamo vedere che cos'è il contenuto.
Ecco, quindi il mio appello è un richiamo alla sostanza. Posso intervenire? Prego, prego. Io ho fatto 8 anni di consigliere comunale di opposizione e chiaramente ogni anno si viene a contatto col bilancio e proprio una voce, più voci del bilancio sono costituite da beni alienabili che non vengono mai alienati, multe che dovrebbero essere incassate che non vengono mai incassate. E sono tutte voci di entrate, ma non ci sono queste entrate qua, assolutamente. Per cui, però fanno parte delle voci del bilancio. Tu le vedi nel bilancio, un sacco di cose non ci sono alla fine. Cespiti che non valgono sono iscritti a libro. Niente, non, e quindi sono cose che io penso che la rottamazione delle cartelle potrebbe essere utile nel caso che venisse tolta queste multe e potesse concedere al quello che ha la cartella di finire veramente basta, non ne posso più, e magari rincominciare a lavorare. Forse sarebbe più produttivo invece che accanirsi contro queste cose, queste multe, queste di concedere la possibilità a quello che magari dice allora tolgo quelle, non ho più questa spesa e questo cappio al collo, rincomincio a lavorare, probabilmente a produrre. Mentre così morto non produce nulla. Questo dovrebbe essere un aiuto. È stato visto questa rottamazione proprio in funzione del fatto che eliminando queste cose in più da pagare, semplifichi il debito, lo paghi convinto che si riduce, lo paghi e continui a lavorare. Quindi quello che tu che perdi nel togliere la multa lo ricavi poi nel lavoro che questo ma certo, per usare un termine latino è un segnatum, nel caso che con il discorso, sapete, bancario, Basilea 1, Basilea 2, la gente è in centrale i rischi magari per una stupidaggine e questo frena l'economia. Ecco, io credo che sia nato per questo, per cui anche i comuni devono tener conto se sia il caso, non sarà tutto uguale, ci saranno dei casi in cui si potrà agire, altri che non si, che però possono prevedere questo tipo di incasso a favore di un nuovo introito. Allora, a proposito di multe e sanzioni, i benzinai hanno confermato oggi lo sciopero del 25 e del 26 gennaio e in realtà inizia la sera del 24 anche alle 19, anche il self-service, perché il governo non ha assecondato i benzinai che chiedevano di non dover esporre il prezzo medio della benzina. Io sta cosa qui non l'ho ancora capita, cioè uno va dal benzinaio, io voglio sapere quanto mi costa al litro il diesel o il carburante, del prezzo medio che cavolo me ne faccio? Non serve a niente, non lo so, vediamo il servizio del governo che l'ha fatto. Però dopo una settimana di incontri e trattative, fumata nera anche questa mattina nel tavolo decisivo a Roma tra il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e le associazioni di categoria dei gestori dei distributori di carburante, confermato lo sciopero delle pompe di benzina fissato per le giornate del 25 e 26 gennaio. Tanta delusione per chi, come Flavio Convento, presidente della FAIB Confesercenti Veneto, ha partecipato al vertice romano al Ministero. Lo sciopero riguarderà anche gli impianti self-service, ma assicurerà i servizi minimi essenziali. La protesta durerà 48 ore a partire dalle 19 del 24 gennaio. Purtroppo il governo ha disatteso le nostre aspettative. Dopo un'apertura che c'è stata sull'incontro di lunedì, oggi fondamentalmente si sono un po' rimangiati le parole. Questo ci ha molto disturbato e sicuramente penalizza una categoria che è da anni che è in sofferenza, e quindi anche l'esposizione del prezzo medio, come si era parlato di un QR code per evitare una serie di complicazioni e di incombenze che vanno a questa categoria, si ritorna a delle sanzioni. Resta l'obbligo per i benzinai di esposizione del prezzo medio regionale dei carburanti, ma la comunicazione sarà settimanale, non più giornaliere, ad ogni variazione del prezzo. La chiusura dell'impianto per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 omesse comunicazioni settimanali nell'arco di 60 giorni e sarà da 1 a 30 giorni. Alleggerite anche le sanzioni, che saranno da un minimo di 200 ad un massimo di 800 euro a seconda del fatturato dell'impianto, mentre prima dell'incontro di oggi raggiungevano i 6.000 euro. Servizio di Valentina Visentini, regia come sempre il grande Fabrizio Bazzoni, questa sera con Marco Gagliazzo, domani al Focus TG di mezzogiorno, oltre a tutta la parte della cronaca, dei servizi, dei collegamenti in diretta con i nostri
inviati tre ospiti, Andrea Ferrazzi e gli altri non me li ricordo. Vabbè, Andrea Ferrazzi, vabbè, adesso poi guardo chi sono. Fabrizio, diamo il servizio sui premi del San Bassiano, poi torniamo in studio. Se puoi, se puoi. Competenza, autorevolezza, passione e poi presenza, professionalità e coraggio sono le motivazioni del premio Cultura e del premio Città di Bassano, andati ai cittadini illustri che nel 2022 si sono distinti per impegno, risultati e esempio di speranza per il futuro. E così la cerimonia, tornata al Teatro da Ponte, ha visto protagonisti per il premio Cultura Città di Bassano Mario Guderzo e Giuseppe Pavanello per aver firmato la mostra Io Canova, genio europeo, dopo tanti anni di studio e ricerca. Per me è la coronazione di un lavoro durato 30 anni in mezzo alla bellezza, in due musei, Bassano, Possagno, con molte mostre importantissime e quest'anno per fortuna ancora con Canova. Lo dedico a tutti i bassanesi che amano la cultura e sono tanti. Il passato, cosa si ricorda di una città? Si ricorda i grandi eventi culturali, giusto? Cioè, questa mostra sarà una cosa che sarà ricordata nel tempo. Orgoglio è la parola più ricorrente anche per l'amministrazione, per il sindaco, sia se parliamo di cultura che di economia e lavoro. Sono convinta, ho già avuto modo di dirlo, che la cultura non sia solo un beneficio per l'anima, uno stimolo per l'intelligenza, un messaggero di pace, ma anche uno straordinario motore per lo sviluppo di un territorio che chiede solo nuove occasioni di valorizzazione. Il premio Città di Bassano è andato invece simbolicamente a tutte le forze dell'ordine, al loro impegno di ogni giorno per la sicurezza delle persone, un lavoro che rende i cittadini orgogliosi e li fa sentire protetti. Sicuramente orgogliosi delle forze dell'ordine, però come ho detto anche la cittadinanza attiva, ecco, deve far parte, diciamo, del sistema Stato, perché la squadra Stato è composta non solamente dalle forze di polizia, ma come ho detto anche i cittadini contribuiscono in maniera formidabile. Da parte nostra non mancherà mai l'impegno per poter far sì che la cittadinanza di Bassano del Grappa possa sentirsi sicura, protetta dalle forze di polizia. Ma sul palco del teatro, applauditi dai tantissimi cittadini che come sempre non hanno voluto mancare alla cerimonia, è stato consegnato anche il premio San Bassiano a chi si occupa di disabilità, di sport come mezzo di inclusione e divertimento, di tradizioni locali, passato, presente e soprattutto futuro, che si intrecciano per una città che in queste occasioni si allarga ben oltre i suoi confini. Vice Federico Fusetti, vi dicevo, domani a Focus TG, Andrea Ferrazzi, Gianangelo Boff e Fabio Crea. Professore, lei che è stato sindaco di Montebelluna, come valuta questa decisione dei primi cittadini di schierarsi contro la rottamazione delle cartelle? Allora, vi sono due questioni che dovremmo esaminare. La prima, in alcuni casi si tratta di cartelle non recuperabili, nel senso che costerebbe più cercare di recuperare, che ne so, 15 euro di multa che non incassare i soldi della multa medesima. Allora, in questo caso bisogna mettere queste risorse presunte nel fondo di crediti di dubbia esigibilità e fare un po' di pulizia di bilancio. Però andrebbe, a mio avviso, potenziato un istituto che è quello del ravvedimento operoso. Ha funzionato in maniera interessante con l'IMU. Di che cosa si tratta? Della possibilità da parte del cittadino che non è riuscito a pagare quanto doveva di rivolgersi al comune e di dire: sono qui per cercare di onorare l'impegno che ho nei confronti dell'ente pubblico, ma dammi una mano perché in questo momento sono in difficoltà economica, l'azienda ha dei problemi, eccetera. Noi a Montebelluna abbiamo adottato questo approccio laddove era possibile e siamo riusciti a rateizzare magari gli importi e a ridurre gli interessi ad alcune persone che avevano dimostrato oggettivamente di avere delle difficoltà. Ecco, io credo che questo istituto dovrebbe essere potenziato, perché eliminare le cartelle tout court non va bene, passa un segnale che è sbagliato, quello che i furbi hanno sempre ragione. E quindi è importante, a mio avviso, che il legislatore prenda atto del fatto che
i cittadini vanno aiutati anche a onorare quello che è il loro dovere nei confronti dei comuni, delle province, delle regioni e dello Stato. Professore, sul versante della pressione fiscale del fisco, insomma, si è parlato sempre di riforma del fisco, come si sta muovendo il governo a suo giudizio? Allora, stiamo parlando di un governo che non ha ancora raggiunto, credo, i 2 mesi di attività. Serve un po' più di tempo per giudicare le azioni che i ministri andranno a varare. Io spero che sia il governo che andrà a attuare una riforma strutturale che è fondamentale per questo Paese. Prima ho sentito qualche polemica, no, sul tema dell'autonomia. Ma signori, tutte le ricette centraliste per cercare di aggiustare i costi dello Stato sono fallite. Rimane solo una via, per quanto scomoda, da percorrere, che è quella del federalismo, che altro non è che il trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni, dove vi è una maggiore capacità di imputare le spese e di garantire il controllo sulle uscite. Allora, una dimostrazione forte del modello che noi si vorrebbe perseguire è data dalla Germania. La Germania è riuscita a integrare la Germania dell'Est in 20 anni. Noi, dopo più di un secolo, ancora non siamo riusciti ad allineare il Mezzogiorno al Nord Italia. Allora, credo che adottare un modello istituzionale, con una riforma strutturale che garantisce un miglior controllo della spesa, sia la grande scommessa che ha questo governo davanti. Si chiama autonomia, ma non c'entra nulla con la fuga dei ricchi. Chiariamolo subito: nel momento in cui si vanno a stabilire i livelli essenziali di prestazione, significa che, indipendentemente da dove uno si trova in Italia, avrà gli stessi servizi dall'ente pubblico. E questo comporta il fatto che le regioni più ricche devono e continueranno a dare una mano alle regioni che sono più in difficoltà. Dov'è l'egoismo? A meno che qualcuno non voglia nascondere delle sacche di spesa che dovrebbero essere eliminate. Allora, ma se vi sono queste sacche di spesa che non sono giustificate in termini di servizi al cittadino, allora è solo un'operazione di pulizia, quella che si andrà a effettuare a livello istituzionale. Non dimentichiamo una cosa, che le regioni, le province, i comuni non hanno la possibilità di sforare il bilancio, non hanno la possibilità di nutrire il debito. Lo Stato invece no, lo Stato si può indebitare. Non dimentichiamo che l'Italia in questo momento ha il debito pubblico più considerevole in Europa. Prima o poi i conti e i nodi arrivano al pettine. Allora, questo è un momento storico fondamentale per le riforme strutturali. Ce l'ha detto anche l'Europa: vi diamo i fondi del PNRR, ma dovete affrontare riforme fondamentali dal punto di vista istituzionale. E attenzione, ricordiamoci che dei 220 miliardi che l'Europa ci dà, una quarantina sono a fondo perduto, gli altri sono nuovo debito, che andrà a pesare sulle tasche dei cittadini e soprattutto dei nostri figli. Per questo credo sia assolutamente necessario che le forze politiche abbiano il coraggio di confrontarsi serenamente sul tema di una riforma istituzionale che giace nei cassetti dalla nascita stessa dello Stato italiano. Chiudo con questa battuta, perché pochi lo sanno, no? Il Cavour, forse uno dei più grandi politici che ha avuto il nostro paese, un fondatore dell'Italia, dopo qualche mese conseguente all'unificazione del Sud, decise di affidare un incarico al suo ministro delle finanze, Minghetti, affinché portasse all'attenzione del governo una proposta di riforma federale. Aveva già capito che un paese che è fondato sulla diversità, per stare assieme, aveva bisogno di un sistema flessibile come quello federale. Purtroppo è morto prima di riuscire a portare avanti questa riforma, e noi è da allora che stiamo discutendo di questi temi. E vorrei ricordare come molti grandi padri, anche costituenti della nostra Repubblica, si siano battuti per avere una riforma federale. Io ne ricordo uno, Emilio Lussu. Ricordo le sue parole, che sono straordinarie. È stato l'ultimo a lanciare un appello nell'ambito dell'Assemblea Costituente nell'aprile del 47, dicendo queste parole: ricordatevi che se oggi noi in Italia possiamo presentarci al resto del mondo a testa alta è grazie al movimento resistenziale. Il movimento resistenziale fu per sua natura federalista e autonomista, un antidoto al centralismo dello Stato fascista. E quindi questo è l'ascito morale che ci hanno lasciato
i nostri padri costituenti, tocca a noi inverarlo oggi con una riforma che manca da troppo tempo ed è fondamentale. Grazie professore, vediamo la chiusura dello stabilimento Akzo Nobel di Scorsè con relativi licenziamenti, poi torniamo da Alberto Ruggin, vediamo. Purtroppo da ieri abbiamo ricevuto la notizia che l'azienda, il gruppo, che è una multinazionale, ha deciso di chiudere lo stabilimento sito a Scorsè, dove lavorano 50 persone, quindi 50 famiglie che dal 31 maggio non avranno più un sostentamento economico. L'Akzo Nobel chiuderà i battenti e 46 dipendenti a casa. Questa è la scelta della multinazionale che produce vernici e che ha deciso di trasferire a Malmo in Svezia tutti i volumi produttivi, sostenendo che il sito di Peseggia non sia più in grado di raggiungere il massimo potenziale. Ci sono lavoratori che ormai non sono più giovanissimi, tra cui il sottoscritto, e che avranno una notevole difficoltà a ricollocarsi. Al malessere dei lavoratori si aggiunge la reazione dei sindacati, che promettono battaglia su ogni fronte per la salvaguardia dei posti di lavoro e la ricchezza del territorio. Un'azienda sana, un'azienda che non aveva problemi in termini produttivi di richieste da parte dei clienti, che ha deciso di spostare le produzioni all'estero. Ecco, questa è una cosa che noi ci metteremo di traverso e faremo tutto quello che possiamo per salvaguardare i posti di lavoro delle persone che restano a piedi e delle loro famiglie. La speranza che la ditta cambi idea è tuttavia uno dei punti su cui far leva, nonostante il settore delle vernici per legno sviluppi molta concorrenza nella provincia veneziana. Visto che comunque l'azienda è un'azienda che in ogni caso va bene ed è un'azienda che comunque ha sempre fatto i suoi volumi e la sua produzione nei tempi previsti, hanno sempre soddisfatto i clienti e quant'altro, quindi sarebbe un peccato. Quindi l'attenzione portata anche al Ministero ci fa magari sperare che possa esserci una ripartenza eventualmente della produzione. Chiediamo che l'azienda resti viva. Noi vogliamo mantenere il nostro posto di lavoro qui a Scorsè, in provincia di Venezia, perché l'azienda è sana e bisogna che tutti quanti facciano la loro parte. Susina ha lavorato all'Akzo Nobel, per cui una testimonianza, poi sì. Torniamo da Ruggin. Sì, io avevo la manutenzione dentro degli impianti tecnologici e devo dire è un'azienda di gran rilievo. Oggi mi spiace, mi duole il cuore sentire che lasciano a casa 65 persone e che porti via tutta la produzione che oggi si fa a Peseggia, perché comunque la zona, diciamo, del nord-est qua era coperta appunto da questa azienda di Peseggia che fornisce, come si è detto anche sul servizio, vernici per legno, ma non solo per legno, hanno anche altre produzioni ed è un'azienda di altissima qualità. E se questa azienda va via si perde un'azienda molto importante del territorio, sostanzialmente. Volevo rispondere su tre punti. Allora, intanto c'era un messaggio di un telespettatore: se io ho mai subito furti in casa mia, prima di parlare, ho subito due furti in casa mia, non lo auguro a nessuno, non lo auguro, però questa cosa non ha mai incentivato me e la mia famiglia a pensare di comprare un'arma, perché crediamo nello Stato, crediamo che la polizia, le forze dell'ordine debbano fare il loro lavoro, e questo è quello che noi pensiamo, nonostante due furti subiti in casa, e ripeto, una cosa che non auguro a nessuno. Secondo punto, sull'autonomia, io penso che noi dobbiamo continuare a domandarci quale autonomia vogliamo. Se vogliamo quella che, con lo statuto speciale della regione siciliana, secondo la Corte dei Conti, non secondo Alberto Ruggin, è la politica che costa di più a livello europeo, con stipendi di parlamentari siciliani che costano di più di tutto il resto d'Europa e una disoccupazione altissima, una povertà enorme, oppure quella dell'Alto Adige di Dorvalder, che appunto guadagnava di più del presidente degli Stati Uniti Obama, questi scandali che sono successi con l'autonomia. Quindi, come è stato detto anche prima dal collega in collegamento, che non ci sia una nuova centralizzazione di potere e anche economica. Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, la mia opinione è sempre quella dell'inizio della trasmissione, che bisogna lavorare sul piano culturale, perché certe cose non è vero che si fanno ovunque. Le sanatorie non si fanno ovunque. Io da europeista non vedo altri paesi europei che fanno queste, per me, porcate, dove alla fine passa sempre il principio che arriva un governo, se hai fatto il furbetto, se ci hai provato, tutto sommato, c'è qualcuno che, se vuoi, alla fine
ti aiuta, se hai fatto una casa laddove non dovevi farla c'è il condono per la casa, c'è il condono fiscale, c'è il condono di qua, c'è il condono di anche le multe, non paghi la multa, tutto sommato. Ma c'è di se noi, tra l'altro chi è di destra sbandiera la bandiera della legalità, allora la legalità o va sempre oppure va a colpi alterni quando gli fa comodo. Allora io credo non sta, siccome io penso che vivo in un paese dove la maggior parte dei cittadini paga regolarmente le tasse, paga regolarmente anche le multe, anche le multe degli 8 velox, allora non vedo perché il governo, e fa il sindaco di Treviso ad andare contro il suo governo, a dire no, non esiste questa cosa qua, quel 5-10% deve pagare le multe, punto. Quindi queste schifezze che ancora oggi si fanno in Parlamento, è meglio evitare di farle, i condoni edilizi, i condoni fiscali, la rottamazione delle cartelle esattoriali, è ora di finirla con questa cultura di far passare al furbetto di turno, che alla fine ce lo si sa sempre perché arriva il governo buono con i furbetti non si tratta è un'ingiustizia nei confronti di chi paga regolarmente le tasse, le multe. Posso risponderti velocemente al volo? Io ero dentro il Consiglio di Amministrazione di Veneto Garanzie. Queste operazioni si facevano matematicamente e sempre, per un semplice motivo, che bisogna guardare costi e benefici, come diceva l'armatore prima. Oggi avere in pancia su un bilancio, come diceva giustamente, dei crediti non esigibili, È controproducente, quindi è inutile star là a fare discorsi. Noi oggi, come oggi, abbiamo fatto un'operazione che può pulire i bilanci dei che comuni. Che consente di pulire i bilanci, perché il problema è che bisogna tenere i principi, direttore, ma anche avere del sano pragmatismo, che significa essere ancorati alla realtà. Se no parliamo veramente di panna montata. Allora, avevano paura dell'albanese, li hanno lasciati liberi. Vediamo, torniamo a quello che era stato il titolo di inizio trasmissione, caso una bomba, ripartono le indagini con il test del DNA su 10 reperti, sono 11 gli indagati, 10 erano già stati valutati, e i casi erano stati archiviati, compreso quello dell'ingegnere Zornitta. C'è un nuovo indagato e sarà sottoposto ai test genetici. Grazie a tutti, ringrazio i nostri ospiti collegati, il professor Marzio Favero, arrivederci, buon lavoro. Saluto. Professore, grazie molto. Gabriele Zanella di Rifondazione Comunista, arrivederci Zanella. Buonasera, grazie. Corrado Cortese per Più Europa. Buonasera. A presto, ci vediamo presto. E poi qui in studio Luigi Susin per Fratelli d'Italia. Buonasera, buonanotte a tutti. Manda Pellizzari per la Lega. Buonasera a tutti, grazie. Grazie molte. Alberto Ruggin per Più Europa. Buonanotte a tutti. E Nicola Falconi, armatore veneziano. Buonasera. Grazie a tutti. Domani alle 12, vi ricordo, Focus TG con la cronaca da tutte le province, i collegamenti in diretta, i servizi, tutte le notizie che arrivano in tempo reale, riusciamo a darvele e a raccontarvele. Buonanotte, arrivederci.